Dovete usare il wifi, la rete del liceo Carducci che si chiama Clici167. Così vi mettiamo subito alla prova. eh? Clici con la C maiuscola 167. E poi andate su YouTube della scuola italiana Alto Adige. Vieni di qua Barbara così ti vedono meglio. Eh, sì, poi andranno anche su CAUT direttamente, quindi anche, mm, sì. anche le istruzioni. Buongiorno a tutte e a tutti. Noi cominciamo la nostra diretta un pochino in ritardo perché naturalmente ogni diretta offre delle sfide nuove, specialmente con la diretta in streaming. Siamo al liceo Carducci di Bolzano per la giornata del Safer Internet Day. E eh, vogliamo eh, darvi il benvenuto soprattutto alla classe quinta della scuola primaria Manzoni, la quinta di con le insegnanti che può seguire in presenza per le limitazioni che abbiamo, gli altri saranno invece da casa. Io sono Barbara Gramegna, sono un'insegnante che si è occupata un po' di queste cose in questi ultimi anni. Oggi abbiamo il piacere di avere una eh, realtà di esperti che si chiama Data Ninja con un progetto dedicato alle scuole e agli insegnanti che si chiama Open the Box. Qui abbiamo il direttore di Open the Box, Nicola Bruno, che vi condurrà nella mattinata. Prima voi e poi i vostri compagni un po' più grandi. Adesso chiamo qui il nostro intendente scolastico per un saluto, il professor Vincenzo Gullotta. Eccoci, bene. Buongiorno, è un piacere vedere i nostri ragazzi in presenza, ma soprattutto so che sono collegate tantissime classi, quindi un saluto anche alle nostre classi un ringraziamento ai docenti che hanno iniziato già nei mesi precedenti con Data Ninja, un percorso di formazione che continuerà anche nei mesi futuri. È importante, è importante dare a voi ragazzi, alle classi, tutti quegli strumenti per andare a individuare quali sono le fake news, andare a darvi quegli strumenti per criticare le verità, le notizie che arrivano. Dobbiamo essere in grado di affrontare una navigazione anche in sicurezza con tutti gli strumenti che i vostri docenti affronteranno e vi forniranno nelle classi. Ringrazio veramente tutti e buon proseguimento. Grazie mille al dottor Gullotta, adesso non so se vuole dire due parole l'ispettrice Patrizia Corrà, le dice dopo perché siamo un pochino in ritardo. Chiedo ai ragazzi di cominciare a attivare un pochino il... Eh, il cervello perché cominceranno un po' le sfide in diretta ecco buona, buona visione buona mattinata grazie eccoci eh, ci siamo eh, oggi parleremo di questo progetto come ha detto Barbara si chiama open the box che è un'espressione inglese che vuol dire apri la scatola eh, la scatola a cui ci riferiamo con questo progetto non sono le scatole di cartone a cui siamo abituati ma sono le scatole dei eh, video, delle immagini, delle notizie, di tutte le informazioni che ogni giorno incontriamo online. E con Open the Box vogliamo proprio invitare eh, gli studenti, le studentesse, anche i docenti a aprire queste scatole, quindi a capire cosa c'è dietro un video che vedete su YouTube, dietro un messaggio che vi arriva da Whatsapp, cosa c'è dietro una notizia di cui non si capisce bene. Qual è eh, la fonte ad esempio? Immagino che a tutti voi capiti di fare delle ricerche anche a scuola, non soltanto per informarvi e a volte avere un dubbio, ma questo sito è affidabile, questo sito non è affidabile. Con Open Box vi diamo proprio gli strumenti, eh, anche i, proprio i tool da usare sul cellulare, sul computer per potersi informare, per poter accedere alle fonti online in maniera più consapevole. E tutto questo lo facciamo con un principio diciamo di eh, responsabilità. A noi ci piace parlare della rete non come il Far West, quindi come un posto dove succede di tutto di più. Spesso noi grandi tendiamo a vedere internet e cellulare come qualcosa di negativo, dove ci sono un sacco di situazioni pericolose, eh, possono succedere delle cose inaspettate. In realtà eh, a noi internet ci piace più vederlo come un uh, parco pubblico. Quindi immaginate il parco dove andate normalmente a giocare con uh, eh, i vostri amici oppure dove andate, dove uscite la sera, di pomeriggio. E, e nel parco ognuno di noi deve contribuire a tenerlo un posto bello, piacevole, altrimenti se qualcuno inizia a buttare una cartaccia di qua, qualcun altro butta un'altra cartaccia di là, pian piano si creano dei cumuli e creandosi dei cumuli eh, quel parco diventa meno bello e meno eh, piacevole per tutti. Quando siamo su internet eh, vale, la stessa, vale la stessa regola. Um, quando, ad esempio, condividiamo un link senza sapere se la fonte è affidabile o meno, se condividiamo un'immagine e non sappiamo se è manipolata o meno, è come se stessimo buttando delle cartacce anche noi, è come se anche noi stessimo contribuendo un po' a sporcare, a inquinare il posto dove stiamo. Invece, tutti quanti noi, e quindi comincia dagli adulti dai docenti, ma anche da voi studenti e studentesse, dobbiamo imparare a muoverci in maniera più responsabile. Così come appunto al parco usiamo i cestini, sappiamo distinguere ciò che è corretta informazione da ciò che non è corretta informazione, lo stesso vale anche ehm, sul nostro smartphone. In questo modo avremo una rete che è più bella, più divertente e più sicura per tutti. Eh, e qui ci rilacciamo anche al tema di oggi di come vivere appunto in maniera... Più sicura e più consapevole della rete, secondo noi la sicurezza non parte tanto dalle minacce, aiuto, attento a questo, ma parte più dall'avere consapevolezza, dal capire cosa state facendo online. Eh, oggi faremo un breve ehm, un mini giochino per parlare un po' di tutti i temi eh, che eh, ci riguardano. Useremo CAUT che è uno strumento che immagino molti di voi conoscete, avete mai usato CAUT in classe? Comunque è bene, è, un, è molto semplice, basta andare sul sito, chi ha lo smartphone qui eh, può andare sul sito k-a-o h t.it. Quindi digitate caout.it e poi dovrete aspettate un attimo, digitare questo codice che vi dico adesso, un pin, che è 22016. Quindi anche chi è connesso eh, da scuola o da casa può andare su www.caut.it e poi digitare il pin 22016. Fatemi sapere se avete problemi, adesso ci diamo giusto qualche, qualche secondo perché tutti ci connettiamo. Eh, il sito vi chiederà di eh, scegliere un nome divertente, cioè c'era un generatore di nomi divertenti in inglese di animali, sceglietene uno e poi fate accedi. Allora, avete capito il sito qual è? caout, k-a-h-o-t.it e poi mettete il codice 22016. Ecco, vedo che il primo è già arrivato: Balanced Possum, Wise Camel. Sono tutti nomi di animali un po' fantastici e divertenti. Vedete, c'è leopardi, leoni. Cosa? non ti va internet, eh, potete partecipare anche senza internet, l'importante è un attimo un po' dialogare, vedo che stanno arrivando già decine e decine di pisonti, draghi, conigli, c'è cioè di tutto, tigri, mm, e Couto praticamente trasforma il vostro cellulare o il vostro computer in una sorta di telecomando, quindi eh, io vi farò delle domande che chi è a casa vedrà sullo schermo, invece qui ve le farò... Oralmente, e, e poi dovrete scegliere il colore con la risposta esatta. Ci sono quattro colori, rosso, blu, ehm, giallo e verde. Piggiando la risposta, eh, su CAUT si crea un po' la situazione che creiamo ogni volta che siamo su internet. Perché? Per vincere a questo gioco, se l'avete già fatto, lo sapete, non, bisogna, non solo è importante dare la risposta esatta, ma anche darla più velocemente possibile. E questa è un po' una simulazione, diciamo, della, della condizione in cui ci troviamo ogni giorno quando siamo sullo smartphone. Quando appunto vediamo Instagram, vediamo YouTube, vediamo le varie eh, pagine web per una ricerca che fate a scuola, spesso abbiamo pochissimi secondi, no? Ci sembra che dobbiamo decidere subito se mettere like, se fare condividi, se inoltrare un nostro amico o una nostra amica e CAUT, diciamo, replica un po' questa condizione di eh, anche velocità e quindi diventa un test interessante di come ci muoviamo negli ambienti digitali. Adesso aspettiamo, vedo che ci sono già oltre 250 persone già connesse, stanno arrivando in tantissimi. Eh, sapete che da casa oggi ci sono i vostri compagni della primaria ma anche della, eh, della scuola media e sono, ci sono centinaia di ragazzi e ragazze. Adesso io vi farò delle domande e mh, dovrete rispondere appunto, correttamente eh, cercando di vedere eh, appunto, se il sito che vi faccio vedere è affidabile o meno, se l'immagine è manipolata. Parleremo poi anche di alcuni concetti nuovi e impareremo così ad aprire queste diciamo appunto le famose scatole del, della rete dei contenuti online ok vedo che siamo già a 290 quindi lo ripeto poi tanto chi vuole potrà aggiungersi anche in coda anche durante mentre facciamo il quiz basta appunto andare o sull'app o sul sito www.caut.it e digitare il pin 200-216. Eh, bene, io darei giusto 10 secondi finali per chi si vuole ancora collegare, vedo che ne stanno arrivando tantissimi, e poi inizierei il gioco. Ecco qui. Allora, prima domanda è una domanda abbastanza semplice, eh, la vedete sul cellulare, giusto? Non riuscite a vederla? Ah, non va la connessione. Va bene, possiamo farla anche a voce qui, non vi preoccupate. La prima domanda vi chiede dove vi informate di più sull'attualità, cioè dove ricevete di più le notizie su quello che succede nel mondo, su quello che succede in città qui a Bolzano, anche quello che succede nel vostro quartiere. Una prima opzione sono i social network, quindi Instagram, TikTok, YouTube, però voi forse siete un po' piccolini per andare sui social network ancora. Un'altra opzione sono i siti web, quindi andate, aprite Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, digitate un sito e vedete eh, un po' le informazioni. Oppure ci sono le radio, le tv e i giornali, oppure anche l'opzione possibile, non mi informo proprio, quindi non, eh, non mi piace, non mi interessano le notizie d'attualità. Eh, voi chi lo vuole dire? Dove, di solito dov'è che vi informate di più? Dove vi, da dove vi arrivano le notizie? Chi la vuole dire? Vai, dillo tu. Radio, TV e giornali. Radio, TV e giornali. Bene, che giornali. Come? Leggi dai siti online. Ah, riviste. Ah, bene, brava. Quindi compri le tue riviste. Eh, tipo. Ok, bene. E lì trovi tante informazioni e di solito ti fidi di quelle notizie, giusto? Ti fidi perché comunque sono state diciamo, già filtrate da una redazione, da dei giornalisti che, hanno, che dovrebbero aver dovuto verificare se la notizia è attendibile o meno. Questa condizione spesso non vale anche in rete. Qui vediamo appunto che tra tutti quelli che oggi sono connessi online la maggior parte tipo 149 persone, più eh, della metà, si, info si informano sui social, quindi su Instagram, TikTok e YouTube. Voi già li usate questi strumenti, sì? Sapete cosa sono? TikTok, YouTube, sì, vi siete già a muovere, ok. Eh, cosa succede eh, su, uh, sui social? Sui social succedono due cose fondamentali rispetto alla rivista che diceva la ragazza o rispetto ai siti web che conosciamo. Succede da una parte che c'è... Abbiamo molte più fonti. Cioè ognuno di noi può scegliere di informarsi anche eh, non solo più da giornali, da redazioni, ma anche da, eh, per esempio, da alcune persone. Ci sono i cosiddetti influencer no? che conoscete. E dall'altro lato, però, succede anche che il controllo della veridicità delle informazioni che vengono date non vengono più fatte da appunto una redazione, da un giornalista, da un professionista, ma spetta anche un po' a noi e questo è il motivo per cui quando ci informiamo sui social dobbiamo appunto, come diciamo prima, aprire la scatola, cioè capire chi c'è dietro quell'account è un account affidabile, è un account che ha le informazioni giuste, è un account in cui posso fidarmi. Spesso in rete succede, ad esempio per il mio lavoro, noi facciamo i giornalisti, ci capita di avere molte più fonti rispetto a prima, di avere molti più punti di vista, quindi di essere anche più inclusivi. Però bisogna allo stesso tempo eh, diciamo fare un passaggio in più che è appunto la verifica, che è quella che impareremo a fare oggi appunto con, con il nostro minigioco. Um, Adesso vedremo una prima domanda che, ehm, in cui chiediamo come può essere definito un titolo che eh, è comparso appunto su un account social. Non so se lo vedete anche qui. Il titolo dice eh, Maneskin, il triste annuncio sui social. Siamo profondamente dispiaciuti. Quindi vedete so Ah sì, il numero di codice è 22016. Codice di causa 22016. dice il codice del wifi? della password del wifi? Quindi immaginate di essere appunto su un social eh, su Facebook, e Instagram, di trovare una foto con i Maneskin e sotto il titolo Maneskin, il tristo annuncio sui social. Siamo profondamente dispiaciuti. Eh, come lo definiamo questo? Lo definiamo. Gossip, sapete cos'è il gossip? Non sapete? Gossip sono tipo i pettegolezzi. Oppure lo definiamo fake news, che sarebbero, sapete cosa sono le fake news? Notizie false, giusto, è un'espressione inglese che vuol dire notizie false. Oppure lo possiamo definire un meme, sapete cosa sono i meme? Chi lo sa cos'è un meme? Chi ha detto sì? Qualcuno ha detto sì, ho visto. Ci vuol dire cos'è un meme? Sì. Eh, un meme è eh, tipo una tipo su qualcuno fai. Mh, tipo, fai una foto su qualcuno e metti tipo un cambiamento e tu ti in senso. Te, te lo devi fare con. Eh, senso, devi farlo diventare ridere. Se so ah, farlo. ok, bravo. Hai dato tutta una serie di elementi che alla fine definiscono un meme. Quindi c'è un'immagine, poi c'è un, un testo vicino, giusto hai detto? Sì. E poi questa immagine più il testo devono creare un effetto, un po', un effetto divertente, me. devono far ridere, no? Giusto? Sì. Ok. Eh, tu ne hai mai creato dei meme? No. Però perché le dicevi? perché tipo si possono fare tipo a 16-17 anni. Bravo. <ride> però ti capita di riceverli, di vederli? Eh, dipende. Però penso di sì. Okay. Perché alcune volte su tipo dei video mi escono dei meme tipo che ne so, delle persone che conosco però famose perché fanno dei meme sulle persone famose. Esatto. Esatto, adesso per esempio c'è stata il festa di Sanremo, non so se avete visto, c'erano tantissimi meme divertenti su quello che succedeva a Sanremo. Comunque bravo, hai dato una definizione che adesso vedremo anche in seguito. Eh, allora i meme sono interessanti perché sono appunto, come hai detto tu, dei contenuti che spesso noi pensiamo debbano far ridere e spesso ci fanno ridere perché li usiamo in quel modo lì, però anche i meme ci possono portare delle informazioni, ci possono dare delle informazioni corrette parzialmente corrette o meno o del tutto scorrette e quindi anche i meme dobbiamo, sono un'altra diciamo delle scatole che oggi dobbiamo un po' imparare ad aprire e ad approcciare. Un'altra opzione invece che c'era in questa domanda era clickbaiting, um, avete mai sentito parlare di clickbaiting? Sapete che cos'è? Vai, dici cos'è clickbaiting. C'è un titolo che tipo dice che ne sono una cosa interessante ma appena schiaccio il video non parla di niente. Bravo, hai fatto un bellissimo esempio di clickbaiting. Qualcun altro si è mai confrontato con un esempio di clickbaiting? O di Bravo, questo è un altro esempio. Quindi o è un po' diciamo qualcosa di che ti inganna, perché ti dice vai da una parte e poi ti manda dall'altra parte, però vedremo che ci sono anche altre modalità. Nel caso specifico di questa domanda che abbiamo messo adesso in questo caout, eh, questo sui maneskin, per esempio diceva maneskin, il triste annuncio sui social, siamo profondamente dispiaciuti, sembra che ci sia qualcosa eh, di... Come diceva lui, no? sembra che da andare a Bologna invece vada a Milano. Quindi sembra che sia successa una tragedia, qualcosa di molto eh, brutto alla band dei Maneskin. E quindi questo titolo cosa fa? Lavora sulla nostra curiosità e ci spinge a cliccare. E clickbaiting vuol dire proprio questo. È un'espressione in inglese che vuol dire amo da click. Adesso lo vedremo meglio anche sul caout. Cioè è un po' eh, come eh, quando eh, si va a pesca. Dove per far abboccare i pesci bisogna, appunto, mettere qualcosa di, che li attira. No? Eh, e lo stesso fanno queste notizie, ci mettono degli elementi eh, che eh, ci attirano per farci cliccare. Eh, ad esempio, nel caso eh, dei ManeSkin, la notizia del triste annuncio eh, e via dicendo, poi portava a un'altra notizia sul sito web dove diceva che i ManeSkin dovevano sospendere la loro tournée per via del Covid. Quindi, diciamo, non proprio una cosa triste così, no, che ci dovevamo addirittura, ehm, dovevamo essere profondamente dispiaciuti. Sì, un po' dispiaciuti potevamo essere, però, vista la situazione, non era delle più gravi. E, e come diceva prima, non so come si chiama il ragazzo che parlava prima, no, quello dietro di te? Non ti ho so? Albium. Ok. Eh, spesso i titoli clickbaiting giocano proprio su questo gioco dell'essere misteriosi, no? Quindi di non darci tutte le informazioni. A volte troviamo i puntini puntini sospensivi, non sapete quali sono i video più visti su YouTube, puntini puntini. Eh, anche su YouTube lo fanno tantissimi, no? Tanti video per farti partire il video, per farti partire con lo stream. Cosa? Specie su YouTube. Esatto. Ok. Bravissimi. Quindi già voi, muovendo un po' su YouTube, avete imparato un po' ad aprire questa scatola di YouTube e a capire che quando ci sono titoli di questo tipo, soprattutto titoli misteriosi, ma poi vedremo ci sono anche titoli allarmistici. Ad esempio un altro esempio che adesso se siete su Kaut potete vedere. Eh, Carlo Cracco, il messaggio shock, i fan non vogliono crederci, quindi usano diciamo, questi toni molto sopra le righe, shock, incredibile, esclusivo, anche in questo caso in realtà si trattava di, eh, semplicemente di Cracco che aveva dovuto chiudere per, qualche, per un po' di tempo i suoi ristoranti. Ci possono essere anche titoli falsi, cioè che praticamente dicono una cosa che, tut, che, a, che a tutti piace ma in realtà poi nel video c'è un'altra, solo per fare, okay. solo per fare guardare il video alle persone. Quindi anche qua è un titolo ingannevole, dici, sì. che gioca sempre sull'inganno. E ce ne sono tanti su questi… Questo è sempre su YouTube vi capita? Sì. infatti su YouTube, ma anche su, dappertutto oramai succede. Diciamo, secondo voi perché succede questa cosa? Perché vogliono farci cliccare? Perché vogliono farci vedere i video, Beh, le pagine? Qual è il motivo perché vero? Perché più di... persone lo vedono, più soldi, si, più, più soldi guadagna il... In che senso il... fanno più soldi? Cioè tu clicchi e loro fanno i soldi? Eh, sì, perché più persone guardano il video, più soldi riceve il creatore del video. Ok, perché dietro, per esempio YouTube, ma anche dietro i siti web, c'è appunto tutto un meccanismo di click, no? Che sì. Per ogni click le persone eh, che eh, gestiscono quel canale o gestiscono quella pagina guadagnano dei soldini, no? Sì. Sapete? È proprio... Tutti i contenuti che vedete gratuitamente online sono di questo tipo, perché non è che le persone possono fare video gratuiti, eh, articoli gratuiti, devono in qualche modo anche un po' sostenersi. Ci e sono. diciamo il modello che c'è dietro per sostenersi è proprio questo che dicevi, come ti chiami tu? Federico. Federico? Perché ci sono tante persone che, che fanno video su YouTube per lavorare. Esatto, bravissimo. E quindi diciamo il meccanismo è quello di eh, più click ci sono, più quella persona ci guadagna. Sì. Anche qui non c'è niente di male, c'è cioè una cosa legale, giusta, anzi è anche giusto che su internet prenda piede un sistema economico, non può essere tutto gratuito, però noi dobbiamo esserne consapevoli e qui appunto veniamo al meccanismo di che più siamo consapevoli, più eh, creiamo eh, appunto, più sappiamo quando clicchiamo su un link cosa ci aspetta, meno rischiamo di essere ingannati o di finire in posti dove non vorremmo finire. Eh, ci sono poi per esempio un altro esempio classico di clickbaiting: sono i titoli tutto in maiuscolo. Non so se mi è mai capitato di vedere questi titoli anche lì, shocking, esclusivo su YouTube. Anche questi usatissimi no? mettono tutto in maiuscolo. Perché secondo voi mettono tutto in maiuscolo? Qual è il significato del maiuscolo? E le visualizzazioni fanno più soldi. Bravissimo, um, perché il maiuscolo ti attiva di più, no? Proprio sì, visivamente. tipo come se fosse la notizia più grande del mondo. Bravissimo. Il maiuscolo è tipo quando una persona in una sala urla, diciamo, per internet, quando usate il maiuscolo è come se stessi urlando, no? Quindi come se stessi dicendo una cosa, sentite, sentite, questa notizia è molto importante. Quindi anche qui il maiuscolo... Imparate a usarlo bene, cioè è giusto usarlo se avete una notizia importante, se dovete comunicare qualcosa che sapete solo voi, altrimenti evitate il maiuscolo perché è l'equivalente di una persona che si mette a urlare. Se tutti iniziano a usare il maiuscolo, tutti si mettono a urlare in una stanza o al parco, come dicevamo, poi non si capisce più niente. Perfetto, questi diciamo sono tutti esempi di titoli clickbaiting. Quindi clickbaiting cerca o di fare il misterioso o di ingannarci o addirittura di urlare, no? far sembrare qualcosa più grande rispetto a quella che non è. E diciamo, questo è un esempio di eh, contenuto digitale che rischia di ingannarci se non lo sappiamo usare consapevolmente. Adesso andiamo alla seconda domanda. Eh, nella seconda domanda chi ha lo smartphone, chi è da casa vede un amico ti gira questo screenshot su Whatsapp. Qual è la tua reazione? Eh, si vede un post di Fedez, conoscete Fedez il cantante? Sì? Ok, c'è Fedez che ha una mano, ecco se tu l'hai visto, e poi diverse altre mani che cercano di mettere lo smalto eh, sulla sua mano. E poi c'è un messaggio, smaltimento dei valori tossici, ehm, e niente, Fedez, o il presunto Fedez a questo punto, che si sta, appunto, eh, vuole mettersi lo smalto sulle unghie. Eh, sapete che Fedez mette effettivamente lo smart sulle unghie e questa cosa da qualcuno viene criticata. Eh, allora, le risposte sono: potrebbe essere un, me un meme, quello che dicevamo prima. C'è un logo che è stato manipolato sull'immagine, il profilo sembra autentico, la mano non è di Fedez. Quindi adesso chi sta rispondendo. Tu cosa hai risposto? Che... Come? No, cosa hai risposto? dico? Ah, non hai risposto, corri che sta finendo il tempo. Oh allora la maggior parte ha risposto potrebbe essere un meme, quindi l'ha preso come un'immagine divertente che è stata manipolata da qualcuno. Qualcun altro invece ha pensato che eh, il logo è stato manipolato. Invece la risposta giusta è il profilo sembra autentico. 88 persone, bravi questi 88 che bravi e brave. Eh, vediamo un po' nella classifica, adesso si sta creando una classifica e vediamo che eh, tra i più bravi, tra le più brave abbiamo Wise Camel. Eh, creative Goat e eh, Cute Pigeon che hanno risposto correttamente, molto a rispondere correttamente sono stati anche molto molto veloci. Allora, vediamo un po' questa questione. Come facciamo a capire che questo account, questo post di, fe di Fedez era il suo e non era un meme che appunto era stato creato da un suo fan eh, oppure da qualche suo detrattore? Di solito quando siete sui social voi avete idea di come si faccia a capire se è un profilo autentico o meno? Come cioè, ah. se il post magari è falso, non avrà tanti follower e il post, mh, e, cioè, magari il canale è più è okay. più nuovo, e invece magari quello, il canale di Fedez autentico ha più followers perché, perché il canale è più vecchio, okay. ha più tempo. Bravo, e questo qua già è un metro per dire: ok, quello lì finto, fatto dai fan ha pochissimi follower, il vero Fedez ha milioni di follower, che non è che puoi fingere, no? Perché è difficile conquistare milioni di follower. Però. C'è ancora un altro modo che non so se vi capita mai quando vedete un account, c'è una piccola, si chiama la Spunta Blu. L'avete mai vista vicino? Tu l'hai vista? è sanno che è le persone famose di solito. O persone, cioè di solito le persone famose ce l'hanno o persone okay. che stanno tanto sui, so, sui social così. Esatto. Cioè, chi ha questa, questa spunta blu vuol dire secondo per te che è una persona famosa, giusto? Più o meno sì, perché okay. se no te lo possono copiare il profilo, cioè possono. Bravo! Magari c'è cioè, tre profili uguali, esatto. di, Con tre persone diverse. Esatto. Eh, quindi, vabbè, prof, questa spunta blu vicino ci dice che è una persona famosa, ma se è una persona famosa vuol dire. Ad esempio, qui voi adesso, se andate sul caoutchouc, vedrete che. Ehm, per esempio, su Instagram ci sono le regole per ottenere la spunta blu, bisogna essere, come diceva lui, un personaggio famoso o anche un brand, quindi diciamo, se è un marchio che vuoi eh, far conoscere te stesso. Devi avere alcuni requisiti, cioè, se anche sei famoso, ma se pubblichi contenuti non corretti, se eh, non sei affidabile, puoi essere bannato, cioè puoi essere tagliato fuori da Instagram. Ad esempio, non so se conoscete l'ex presidente, presidente degli Stati Uniti Donald Trump, lo conoscete? Donald Trump ha pubblicato sui suoi canali tutta una serie di contenuti non attendibili non veri e anche se è una persona famosa, anche se è stato l'ex presidente degli Stati Uniti, ad esempio è stato bannato da Twitter, cioè Twitter a un certo punto ha detto no, ti tolgo l'account, ti tolgo il eh, checkmark blu. Eh, però il fatto che siano famosi non vuol dire che quello che dicono è vero al 100%, no? Eh, adesso chi è sul CAUT può vedere ad esempio un post che ha pubblicato la cantante Madonna che ha anche questa milioni e milioni di eh, follower e eh, nei mesi scorsi eh, Madonna ha pubblicato questo post eh, dove diceva eh, che, ehm, che, niente, che i vaccini non servivano a nulla, che in realtà le autorità sanitarie ci stavano nascondendo una terapia che già c'era per il Covid e non ce la facevano appunto provare. Ehm, per motivi vari. Eh, anche questa, eh, che eh, non so se vi è capitato di sentire questo termine, spesso vengono chiamate eh, teoria del complotto, dei complotti. Avete mai sentito parlare di complotti? No. Sì? Esatto, complotti o cospirazioni. Anche questa, ad esempio, eh, questa teoria del complotto che è diffusa eh, online. Ad esempio, è stata data dalla cantante Madonna sul suo profilo social con milioni di follower e anche con la spunta blu. Quindi, diciamo avere la spunta blu ci dà una garanzia in più sull'autenticità, cioè sul fatto che effettivamente sia quella persona, ma non vuol dire che, sia, eh, che quello che dice è autentico al 100%. Quindi, dobbiamo sempre anche guardare bene a quello che ci dicono le nostre star, i nostri influencer. Vuoi dire qualcosa Cosa ancora, forse? Vuoi dire qualcosa relativo prima? No. Ok. Chiaro allora la spunta blu, cioè la spunta blu quindi ci dà un po' di affidabilità, però non vuol dire che sia affidabile al 100%. Andiamo adesso alla domanda successiva. Abbiamo due siti web, con questa domanda vogliamo capire come facciamo a verificare l'attendibilità dei siti web. A sinistra abbiamo un sito web che ci dice eh, chiamano la figlia Ikea e ottengono un divano, ma lei cambia nome. Quindi ci parla di una notizia di alcuni genitori che hanno chiamato la figlia Ikea e ha ottenuto un divano ma lei cambia nome. Invece a destra abbiamo un altro sito che si chiama Fonte Verificata e dice Djokovic, di nuovo nei guai, rischia 25 anni di carcere per aver guardato male un poliziotto australiano. Quindi avete queste due notizie, da una parte TPI eh, chiamano la figlia Ikea e, e ottengono un divano, ma lei cambia nome, dall'altra abbiamo Djokovic che guarda male una persona e ha, eh, rischia 25 anni di carcere in Australia. Uh, il sito si chiama uno TPI, l'altro si chiama Fonte Verificata. Vedendolo così, di quale vi fidate di più voi? Allora io volevo dire, sto guardando adesso, Isola dei Famosi, ecco chi potrebbe essere il nuovo invitato. Come? Stai guardando TPI adesso? Sì, o? Trash Italiano. Ti sembra più affidabile TPI a te di Fonte eh, Verificata? Eh sì, però io non ci capisco niente. Eh, no. qua dice che potrebbe essere il nuovo inviato dell'isola dei famosi. Ma ok, si sì, dà notizie sull'isola dei famosi. Mm. E... Ok, comunque, eh, sì, valutare un sito web non è proprio un'operazione che si può fare in pochi secondi come la stiamo facendo noi adesso, ci vuole moltissimo tempo. Allora, vedo qui che eh, tra eh, le risposte che hanno dato anche i vostri compagni e le vostre compagne online, eh, 42 hanno detto TPI, che era la risposta esatta. 122 hanno detto fonte verificata, eh, facendosi forse ingannare dal nome fonte verificata. Eh, invece la maggioranza, 202, ha detto nessuno dei due, quindi non si fida né di TPI né di fonte verificata, e eh, solo 20 hanno detto entrambi. Eh, vediamo la classifica come eh, si è mossa. Ah, vediamo che Wise Camel resiste sempre al primo posto, bravissimo. Invece Eagles Swarm è al secondo posto e Dr. Gnu è al terzo posto però vicinissimo c'è anche Creative GOAT e Cute Pigeon. Ehm, quando ah sì, scusate, adesso non solo posso eh, voi sapete quando volete sapere chi c'è dietro a un sito web? Cosa dovete fare? Ad esempio in questo caso tu sei andato su TPI, hai visto? Cosa? Hackerare un sito, Hackerare un sito direttamente, come lo fai? Con? con anni di pratica, armi con anni, anni di, di pratica, pr ah, pensavo con armi. Dico, <ride> siamo già alla cyber guerra, no? Eh, con anni di pratica, e quindi vabbè, hackerare un sito. Allora, il termine hackerare spesso si pensa appunto alla cyber guerra. Cioè, perché alcuni hackerano per rubare e magari quelli eh, hackerano per il male, e invece altri eh, per il contrario, tipo. Bravissimo. No? Bravissimo. Perché il Quindi verbo hackerare. devi stare sempre attento ai siti con quale, dove, ti, dove vai per navigare. Perché se tipo è un sito brutto è meglio Bravo. che magari ti possono rintracciare e esatto. venirti a cercare. Però hackerare di per sé viene sempre associato appunto a chi ruba dati, eh, a chi esatto. fa cose illegali, ma non è detto perché di, di per sé hackerare è anche un po' quello che vogliamo fare noi mm. con Open the Box, cioè aprire un po' le scatole, vedere come funzionano e per esempio. Un piccolo atto di hackeraggio può essere quello di andare su un sito web e vedere chi ha registrato quel sito web. Voi sapete che quando c'è un sito web tipo fonte verificata, TPI, per avere quel indirizzo devi registrare il dominio e questo dominio viene registrato in un elenco pubblico che può essere poi consultato. E infatti c'è un sito che si chiama Whois, che è w h o i -S, su cui si può andare, mettere fonte verificata, mettere TPI e quel sito ci dice chi ha registrato quel dominio, quindi quale persona uh, ha ottenuto. Questo per esempio non è proprio hackeraggio ad altissimi livelli, però è una, è un, una prima modalità... Una piccola parte. Esatto, tipo. una piccola parte di fare hackeraggio. Hackeraggio vuol dire semplicemente un po' aggirare quello che vediamo e cercare di capire uh, se verità. ci sono delle informazioni anche utili, anche valide, no? che ci permettono di sapere in più, su quel, ad esempio, su quel sito. Per i siti ci sono tantissime altre modalità in realtà, per esempio... Il primo posto su cui bisogna andare quando ad esempio non si sa, prima tu sei capitato su TPI e dici ma mi fido o non mi fido di questo sito che mi parla dell'isola dei famosi, mi fido o non mi fido di fonte verificata, la prima cosa da fare è andare su chi siamo, sull'about, cioè andare a vedere chi c'è dietro questo sito web, perché lo gestisce. Esatto. Ad esempio, se andavate su questi siti, se andate su TPI, trovavate che TPI è una testata registrata, ha un direttore, ha una redazione, via dicendo. Invece eh, Fonte Verificata nascondeva tutte queste informazioni. Quando non trovate il chi siamo, chi c'è dietro, non riuscite ad avere nemmeno un contatto email, bisogna sempre un po' dubitare, perché... Può essere che questa persona, chi gestisce questo sito, ha qualcosa da nascondere. E infatti, Fonte Verificata, che sembrerebbe dal nome un sito sicuro, verificato al 100%, è in realtà un sito che se si va su WIS eh, si trova poi il nome e il cognome di chi ha registrato questo sito web e si scopre che è stato creato da un tizio che, eh, a cui piace fare delle burla online. Quindi, crea questi siti falsi e mette delle notizie un po' inventate per prendere in giro tutti quelli che credono alle notizie inventate. No? Quindi anche per questo bisogna diventare un po' più smart, no? per non farsi prendere in giro da chi pensa che crediamo a tutto online. Quindi ricordatevi poi questo sito che può essere Whois, si chiama, quando tu vuoi fare l'hacker magari comincia così, prendi un po' di domini, di siti web che trovi e vai a vedere chi l'ha registrati. Andiamo avanti, altra domanda. C'è una foto con eh, l'ex pugile, lo conoscete Mike Tyson? C'è sì? okay. quindi questa foto con Mike Tyson, eh, c'è una maglietta e sulla maglietta eh, c'è scritto My body, my choice, eh, una siringa col singolo no, è una maglietta che eh, sembra dire che Mike Tyson è contrario ai vaccini. Quindi c'è questa immagine della siringa del vaccino con la sbarra sopra. Che... Vedete questa foto online, vi arriva su Whatsapp oppure la vedete su un sito web, cosa pensate? Uno, non mi sembra Mike Tyson. Due, c'è stato un face swap. Sapete cos'è il face swap? Non l'avete mai usato su Instagram, TikTok? No, il face, esatto, tipo, il face swap vuol dire che prendo la tua faccia e sostituisco con quella di un altro. Importante, a volte lo si può fare anche con i filtri, no? che tu prendi la tua faccia e tipo ci fai... Uh, niente, mettiamo la faccia di un mostro, di un personaggio, di... oppure anche di, una, di un attore famoso, lo puoi fare bene. Vediamo che uh, quasi tutti, bravissimi, hanno risposto correttamente. Uh, cioè, praticamente su questa foto di Mike Tyson, la scritta uh, sulla maglietta è stata modificata. Cioè, effettivamente la foto era originale di Mike Tyson. Però quello che era scritto sulla maglietta no, era stato cancellato dopo per far sembrare che, ehm, che Mike Tyson sia ehm, contrario ai vaccini, quando invece non è così. Posa? Bravo, può essere anche un Photoshop. Facendo vedere che era vera, ma. non esatto. È vera. Esatto. Cos'è Photoshop? Tu? Photoshop è tipo prendere anche tipo delle cose e metterle vicino addosso. Esatto, vuol dire, vuol dire ritoccare le... È un, è uno, Photoshop di fatto è un software, è un programma che permette di eh, ritoccare eh, eh, le immagini, di manipolarle anche, ed è, un, ed è un programma usato a livello professionale, cioè non potete usarlo voi immagino, a meno che non avete dei genitori grafici o che lavorano nella fotografia, eh, però oramai non serve più nemmeno Photoshop, diciamo Photoshop era più negli anni 90, negli anni zero, adesso qualsiasi app ti permette di prendere una foto, di fare così, di cancellare tipo sulla maglietta di Mike Tyson e di metterci qualcos'altro, no? Quindi diciamo che è diventato adesso photoshoppare, è diventato quasi un verbo che è slegato dal suo eh, programma principale ed è semplicemente un modo per dire modificare e manipolare eh, le foto. Ehm, vediamo un po' la classifica, come si è mossa con questo, perché vedo che qui molti hanno risposto correttamente. Ah, vediamo Ah, che Wise Camel ha sbagliato, quindi il primo posto è stato conquistato da Creative Goat, quindi dalla capra creativa, ma anche la Brave Frog, la rana coraggiosa e il piccione carino, carina, non sappiamo com'è. Ehm, comunque quando parliamo di immagini, voi sapete come si fa? Per esempio, vi trovate davanti questa foto di Mike Tyson, volete capire se è autentica oppure no. Cosa fate? Bravissima, quindi vai sui suoi account social e, e, e vedi se effettivamente. Ho postato quella foto. Esatto. E se non la trovi? Se non la trovi vuol dire che è fake. Vabbè, no, magari non l'ha postata sul suo account social no? Magari andare a l'account. E come lo fai? Eh, come mi hai detto tu prima. Prova a capire chi c'è cioè, dietro. Esatto, vai a vedere. il profilo. Ok, come ti ho detto prima, vale per i siti web. Qui invece sull'account social non puoi sapere effettivamente. Vai, vai tipo a vedere il suo profilo, se... Cioè, magari se tu ce l'hai come amico su Whatsapp glielo puoi anche chiedere. Ah bravo, questa è un'altra modalità sempre intelligente, se, cioè ah, chiedere. È vero che foto. tu effettivamente hai messo questa maglietta? Bravissimo. E poi c'è in realtà un altro modo, non so se vi capita mai, eh, di fare una ricerca su Google dove invece di scrivere le paroline caricate un'immagine. Quindi fate una ricerca attraverso un'immagine, l'avete mai fatta? Si chiama ricerca inversa esatto. per immagini. Praticamente prendete un'immagine, se andate su Google Immagini, Google Immagini è il motore poi, di ricerca specifico per le immagini. Se tipo, tu clicchi sulla macchina fotografica, puoi caricare un'immagine e Google ti dirà tutti gli altri siti web dove è presente quell'immagine. Tu l'hai fatto? Sei uh, no, però magari anche a volte potresti andare a vedere se la foto più magari con quella maglietta o la più che assomiglia esatto. a quella foto perché di solito se fai queste robe non è che ti metti lì a stare otto ore a, a cambiare perfetta, tutto, a fare... Giusto. Eh, ti metti a photoshopare quelle due robe lì e quindi... Sì, di solito la fanno foto esatto, che, ti serve, che ti serve sul suo profilo e poi la metti in giro in rete. Esatto, bravo. Ma anche per fare like o robe così, esatto. le persone lo fanno. Giusto, c'è anche lui dietro, che dire? Allora, volevo dire per Photoshop che tipo esiste anche un'altra applicazione, tipo si chiama print qualcosa, non mi ricordo. Come si chiama? Spella dove dire? È documentato. È PixCart. Okay. PixScan, eh? PxS, ah, sì, bello. è tipo, è eh, là, è tipo poi quando tipo vai su Play Store e lo vuoi scaricare. Tipo, là devi pagare qualcosa per photoshopare, ma tipo ci sono anche alcuni che vanno le... anche su Chrome e lo installano con le mod, quindi non pagano. Bravo, esatto. E quindi esatto, i fondatori questo... di questa app perdono soldi. Esatto, quindi anche qui se volete fare i piccoli hacker dovete un po' avere degli strumenti che sono tipo le app che dicevi tu. Allora, una è la ricerca inversa su Google: quindi basta andare su Google Immagini, caricare l'immagine di Mike Tyson e vedere quali altri siti l'hanno pubblicata, e magari troverete che, appunto, ehm, vedete. Adesso, qui su Count lo vedete, praticamente esce fuori che quell'immagine è stata manipolata. Se invece siete sul cellulare, vi consiglio di usare Google Lens, la conoscete. È un'applicazione che fa parte del pacchetto di, anche su Google, se andate sull'app di Google però non sul sito, quindi prendete l'app di Google e troverete Google Lens. E Google Lens è un'app magica, prendete, prende un'immagine e grazie all'intelligenza artificiale è capace di leggerla, di decomporla in tantissime parti e di capire uno dove si trova già quell'immagine. Ad esempio vedete un paio di scarpe che vi piacciono, andate su Google Lens e Google Lens vi dice dove comprarle. Oppure vedete un albero al parco, volete sapere come si chiama quell'albero? Come? Esatto, c'è cioè anche per le app specifiche, però Google Lens fa tutto questo e soprattutto la cosa più interessante per noi su Google Lens è che se tu carichi ad esempio la, la foto con Una la maglietta di di Mike Tyson lui ti dice che guarda questa foto qui in realtà non è originale tolata. perché magari ti trova un sito che è già pubblicato quella la notizia e, aspetta, e invece ti dice guarda la foto originale era di una maglietta nera oppure una maglietta dove Mike Tyson non c'era scritto nulla quindi ricordatevi di Google Lens che è un'altra oppure magari con le stesse lettere c'erano composte altre parole magari sì sì infatti c'era un altro logo o un'altra che è stato è stato cancellato. È stato praticamente è. cancellato e magari... Sì, è come sulla tua, che cancello quello che c'è scritto e ci scrivo no vaccino, per esempio, no? E sembra che tu sei contrario al vaccino, ma in realtà non è così. Va bene. E, invece un altro strumento che è simile a quello che diceva il ragazzo di là, si chiama, eh, questo è un po' più evoluto, e davvero un po' hacker, si chiama Photo Forensics e ci dice eh, se un'immagine è stata photoshoppata o meno, quello che dicevi tu. Praticamente questo strumento va a capire se sulla immagine è stato sostituito un elemento con un altro elemento. Quindi, adesso chi cauto lo può vedere, caricando ad esempio la maglietta di Mike Tyson, vedrete che proprio in corrispondenza della scritta che è stata modificata sulla sua maglietta compaiono delle, eh, dei pixel bianchi, che vuol dire che lì effettivamente c'è stata una manipolazione. Quindi, ricordatevi per verificare le immagini quando avete un dubbio, da una parte Google Lens per fare le ricerche inverse. Dall'altra invece Photo Forensics per capire se c'è stata una manipolazione. Andiamo, che il tempo stringe, vediamo una foto con 100.000 studenti in piazza Duomo a Milano. Eh, onda verde per il clima, Milano capitale mondiale, 100.000 in piazza. Eh, spesso ci capita no, di dire alle manifestazioni c'erano 100.000 persone, 200.000 persone. Eh, anche qui si possono, fare dei piccoli, si possono usare dei piccoli strumenti per, eh, per capire se queste informazioni sono vere o false. Eh, ci sono dei tool eh, che sono stati appunto creati e che adesso ne vedremo, di cui adesso ne vedremo uno, che permettono di prendere un'area, tipo questa stanza, e ci fanno simulare quante persone effettivamente possono stare in quella stanza o in quel parco all'aperto o in una, in una piazza. Ed è un po' quello che adesso andremo a fare su questa domanda, perché spesso quando ci sono anche i comizi politici, i concerti, no? ci dicono, ah, eh, 200.000 persone oggi sono scese in piazza, spesso non sappiamo come prendere queste cifre. Poi magari arriva la questura e ci dice, no, non erano 200.000, erano 10.000. Quindi non riusciamo a capire dove sta la verità, appunto, no? Qual è la, la via di mezzo. Vediamo intanto che hanno risposto, 209 persone hanno risposto sì, 179 falso, in effetti era falso perché a Piazza Duomo non ci possono stare 100.000 persone. Vediamo la classifica che si è di nuovo smossa con eh, Brave Frog, Eager Swan e Dr. Gnu, che eh, sono sempre al primo posto perché le stanno indovinando tutti, bravissimo. Eh, lo strumento di cui eh, volevo parlarvi si chiama Map Checking, ed è appunto, eh, chi ha CAUT lo vede adesso, eh, basta prendere vi dà una sorta di mappa, su questa mappa andate a tracciare un perimetro e dopo aver tracciato il perimetro, ad esempio, vi dice che in Piazza Duomo a Milano, anche se proprio affollatissima, affollatissima, che non si riesce a muovere, non si riesce proprio a passare, non ci possono stare più di 80.000 persone. Quindi diciamo già il titolo 100.000 non era proprio affidabile. Andiamo avanti, altro quiz. Se avete il cautro, guardate questa immagine e dite che cos'è questa immagine. È un fumetto New Age. È la macro di un meme, è una GIF, cioè un'immagine animata, oppure è un'illustrazione scientifica, cioè che è stata presa da un libro scientifico. L'avete mai vista questa immagine, innanzitutto? No? È la prima volta che la vedete? Sì, ok. Avete votato? Cosa avete votato voi? Cosa? Nessuno vuole dire cosa ha votato? Cosa avete votato di là? Cosa? Ah, non avete votato ancora. Ah, un'immagine scientifica? Perché vi sembra un'immagine scientifica? Da cosa lo deducete che è un'immagine scientifica? Eh? Al cervello. Cioè dall'immagine finale ti sembra pian piano lo zoom. Però l'ultima immagine è un po' strana, ti sembra scientifica anche l'ultima? L'ultima diventa un po' tutta spaziale, no? Tutta strana. In realtà questa immagine, eh, questa era un po' difficile, ah però vedo che online sono stati bravissimi, vedi quando si parla di meme subito li riconoscono, perché più di 200 persone hanno detto la macro di un meme. Eh, sapete cos'è la macro? La macro di un meme? Allora, prima qualcuno di voi mi ha dato la definizione di meme, no? Giusto? Federico, eri tu, no, era, non mi ricordo chi. Comunque la macro sarebbe la matrice, cioè prendere un'immagine e da quell'immagine poi farne diverse varianti. Ed effettivamente questa qui che abbiamo visto qui è la macro di un meme, cioè questa immagine la si usa per metterci vicino poi i testi che vanno a creare il meme. No? Abbiamo detto prima che il meme spesso si compone di immagine più, più testo, noi abbiamo quindi questa matrice che è l'immagine e mettendoci il testo accanto questo testo poi cambia. E effettivamente questa era uh, la macro, vediamo chi ha risposto correttamente. Brave Frog, bravissimo, bravissima, è sempre al primo posto. E, e vi faccio vedere un po' cosa, cosa possiamo pensare, cos'è un meme. Allora, un meme prima eh, qualcuno di voi l'ha definito come un'immagine divertente a cui associo un testo eh, e posso cambiarla, no? Eh, qualcun altro vuole, ha visto qualche altro tipo di meme? Ad esempio su TikTok come sono i meme? Oh. Ah, il meme non deve essere famoso, il meme puoi farlo anche se non sei famoso. sì, ma di solito si fanno sulle persone famose. Ah, si fanno sulle persone famose. Perché così magari vedono quella persona famosa lì e allora se lo stanno lì a guardare, mettono like e. Esatto. Perché la Praticamente. Se Perché Perché praticamente questa questo TikTok. Se fai tante visual e tante like, eh, dipende da quante ne fai, ti danno soldi, ecco. Mm. Sì, invece sì. Però scusa, il meme su TikTok ad esempio... quando... No, tipo dei meme verso, che ne so, eh, piangono per uno che è morto, poi, che ne so, eh, fanno dei meme che fanno ridere e ancora una volta anche un pochino piangere. E metto comunque like. Esatto. Invece tu cosa volevi dire dei meme? No, no, tipo pagare quanto hai il puntino blu sopra, sopra la tua foto profilo su TikTok e devi avere più di 18 anni per essere pagato ah, da okay. TikTok, da, da YouTube, da, da tutte le parti, devi okay. avere più di 18 anni. Ma su TikTok ti è mai capitato di partecipare a una challenge, di fare... No. Non so, avete visto mai quei balletti? Quelle, avete visto i balletti che fanno su TikTok? Sì. Io preso fatto... io presente. Tu l'hai hai mio. fatto un balletto? No, c'è anche Ah, okay, c'è anche lui. <coughs> allora, un meme che sta andando adesso in moda è schettino. Come? Schettino. Il ah, capitano, schettino. capitano Schettino. Capitano. Eh, ah, capitano è tipo adesso va in moda No, no, cosa è Capitano Findus? Adesso va in moda Schettino. Schettino, ah, quello della Costa Concordia. Sì, okay. quello. Eh, eh, tipo adesso se vai in tutti i social, TikTok, Instagram e tutto, trovi sempre... C'è un meme con lui sì. che fa delle... Che, che, che vi, eh, voi sapete cosa ha fatto Schettino? Schia Vedete, i, i meme non sono solo però, delle cose divertenti, in realtà ci dicono anche delle cose, no? Ad esempio Schettino cosa ha fatto? Lo sapete? Ha tipo capovolto una nave. Cosa ha fatto? Ha tipo girato una nave? Cioè lui era il capitano di questa nave che... Ehm, Dieci anni fa c'è stato un incidente eh, sulla costa e si è, diciamo, arenata e quindi ci sono state anche delle vittime, eh, dei feriti. E lui era il capitano di questa nave, eh, che tra l'altro ha abbandonato la nave mentre era in pericolo. Per cui spesso, quando, adesso non so i meme di cui tu parli, però ci sta che i meme riprendono tutte queste notizie, tutte queste informazioni. Ed è questo anche il motivo per cui i meme non sono semplicemente un divertimento, qualcosa che ci fa ridere, ma spesso si basano anche su informazioni che dobbiamo un attimo capire. Quindi dobbiamo, quando vediamo schettino, non dobbiamo solo fare il meme, dobbiamo anche dire, ah, ma chi era questo schettino? Quindi andare su Wikipedia, andare a cercare notizie e ad esempio scoprire che in questi giorni c'era. Sono i meme dei giochi. Ci sono? Se fai un gioco ci sono anche là dei meme. Ah voglia, sì. Quindi di fatto i meme, i meme cosa sono? I meme. Sono, cioè, abbiamo visto immagini divertenti. Ti fanno ridere, ma non solo, perché diceva lui, ti possono anche far fanno anche piangere alcuni, e alcuni sono anche tristi. Ci sono anche dei meme razzisti, ad esempio, cioè dei meme che prendono in giro persone eh, che sono diverse da noi. Eh, ci sono dei meme, ad esempio, sessisti. Sapete cosa vuol dire un meme sessista? Cioè quando fai una discriminazione sulla base del genere di un'altra persona, quindi ad esempio perché donna o, perché, o per, per il sesso, quindi oppure per il genere, perché a si identifica in un genere diverso da quello, eh, quello diciamo, maschio-femmina e, e anche in questo caso ci sono dei meme che prendono in giro queste situazioni. Quindi la questione dei meme è vero che i meme fanno ridere, è vero che i meme sono divertenti, però è anche vero che i meme possono essere usati per fare disinformazione, per, fare, per essere razzisti per comunicare anche messaggi politici, ad esempio, no? Quindi bisogna stare un po' attenti con i meme. Comunque la definizione di meme, qui adesso su KAUT la vedete, è un contenuto digitale che si diffonde velocemente sul web con diverse repliche, quindi ci devono essere diverse variazioni di quel meme, cioè ognuno deve cambiarlo, e diventa un'esperienza culturale condivisa, come ad esempio, vedete qui, i Simpson predissero, eh, i Simpson che hanno previsto cose, eh, cioè si usa il meme dei Simpson, non so se l'avete visto, Bravissimo, perché... Tipo Simpson, Donald Trump che scendeva giù dalla bravo, scala Informatissimo, mobile, bravo. L'auto in fiamme. Quello esatto, è stato il proprio classico meme per cui si dice che i Simpson hanno previsto l'arrivo di Trump e quindi adesso qualsiasi cosa succede si dice che i Simpson hanno previsto, ma spesso non è vero. Per esempio hanno fatto il meme, i Simpson hanno previsto il coronavirus, ma non era vero, o i Simpson hanno previsto i Pokémon Go, ma non è vero. Quindi adesso è diventato un meme, però se noi sappiamo che è un meme non c'è niente di male, è anche giusto divertirsi così, però dovete saperlo che non è vero che effettivamente i Simpson hanno previsto qualcosa. Andiamo veloci perché sta per finire il nostro tempo. Eh, sì, su Cout poi vi, vi lascio un sito che eh, è tipo la Wikipedia dei meme, quindi quando non sapete qualcosa su un meme e volete saperne di più, andate su questo sito che si chiama Know Your Meme, quindi conosci il tuo meme e andando su questo sito eh, potrete vedere tutte le storie dei meme, cioè come sono nate, come sono diffuse, qual è stata la loro origine. Andiamo all'ultima domanda, veloce a bruciapelo. Eh, C'è un video, silenzio, silenzio ragazzi. C'è un video in cui si vede il giocatore Beckham che parla nove lingue. Non so se esce l'audio. Lo sentite l'audio, sì? Anche chi è. Eh, io purtroppo non riesco a Esatto, un gol australiano. C'è un giocatore che inizia a parlare in nove lingue e dovete dire se è un video vero oppure falso secondo voi. Attenti a questa risposta perché si decide l'ultima parte della gara, quindi vedremo chi ha vinto. Abbiamo ancora 20 secondi, avete finito di vederlo? o oh, falso quasi tutti vedo la maggior parte 229 persone mentre 132 hanno risposto che era corretto allora questo video ma secondo voi perché era falso avete visto il video secondo voi perché era falso ragazzi sapete dirmi perché era falso questo video no perché era falso perché gli hanno doppiato la voce? Perché gli hanno. Come, come hanno fatto a fargli parlare nove lingue? Cioè, nove lingue sono tantissime, parlare le lingue più strane anche del mondo, quindi. Allora, questo video si chiama. Non so se avete sentito questo nome, si chiama Deep Fake. Avete mai sentito parlare di Deep Fake? No? Allora, i Deep Fake sono video in cui si prende una persona, tipo una persona famosa, un politico, e gli si fa dire delle cose che in realtà non ha mai detto. E per creare deepfake spesso si utilizzano degli strumenti di intelligenza artificiale, quindi dei tool che permettono di prendere un testo, un discorso che ha fatto una persona e metterlo letteralmente in bocca, per esempio a Beckham in questo caso, di modo che lui lo pronunci come lui, per come lui parla, per come lui muove le labbra, per come lui si atteggia. Quindi sono dei video che simulano come ad esempio io o un'altra persona parla e poi riescono a fargli dire qualsiasi cosa. I deepfake, eh, ad esempio, sono stati utilizzati a livello politico per far dire a dei politici delle frasi che non hanno mai detto. E qui da qualche parte è nata anche un po' di preoccupazione per dire, ah, ma adesso non possiamo più nemmeno credere ai video che vediamo online, non possiamo più nemmeno credere a tutto quello che, anche, ne so, c'era un video con Barack Obama che diceva delle cose che non ha mai detto, quindi adesso non possiamo più credere nemmeno ai documenti storici, ad esempio. No? E, e anche qui la risposta è un po' complessa. Comunque anche... Perché non è tanto credo non credo sì o no, appunto la verità non è una sola. Eh, quello che dobbiamo fare in realtà è anche qui è diventare consapevoli, cioè sapere che esistono tecnologie che permettono di fare questo. Sapere che appunto esiste intelligenza artificiale, e con l'intelligenza artificiale si può far dire a qualcuno eh, qualcosa che non ha mai detto. Se lo sappiamo eh, siamo, possiamo vivere in maniera molto più consapevole, oppure fare come hanno fatto alcune persone appunto come queste persone dietro David Beckham usarlo anche in maniera creativa. Ad esempio, in questo caso l'obiettivo di questo video con David Beckham era quello di eh, far eh, raggiungere quante più persone possibile nel mondo, quindi hanno preso alcune delle lingue più parlate, tipo l'urdu che si parla in Pakistan, eh, l'hindi, il cinese, eh, l'inglese, lo spagnolo, e via dicendo, e in questo modo il suo messaggio è potuto arrivare a miliardi di persone in tutto il mondo. Quindi, diciamo le stesse tecnologie che possono essere utilizzate per eh, diciamo, ingannare e manipolare, possono in realtà essere usate anche per, ehm, per avere degli effetti migliori. Eh, nel CAUT poi vedrete eh, tutta una serie di tecnologie che permettono non solo di cambiare cosa una persona dice, ma anche di creare proprio volti di persone che non esistono, eh, quelle che si chiamano immagini sintetiche, cioè di persone che non ci sono e che vengono create artificialmente con un'intelligenza un artificiale, anche in questo caso non c'è nulla di male se lo sappiamo e eh, ci sono tutta una serie di dettagli a cui dobbiamo fare attenzione, come gli occhi, i denti, le orecchie, eh, gli occhiali, lo sfondo o i glitch, che sono delle piccole anomalie eh, che si vedono all'interno eh, del, delle immagini. Bene, adesso ci avviamo alla fine, arriviamo al nostro podio del, eh, della, prima, della prima gara che abbiamo fatto. Terzo posto, bravissimo, bravissimo Wise Camel, secondo posto per Cute Pigeon e primo posto con sei corrette su 7, Brave Frog. Bravissima o oh, bravissimo, non so chi sia stata. Eh, e anche i finalisti Iger, non so come si chiama, eh, comunque bravi bravi perché comunque non erano per nulla domande scontate e anche rispondere a 5 su 7, 6 su 7 eh, non, era, non era facile. Vogliamo sapere se qualcuno di voi. Esatto. Qualcuno di voi è il È in classifica sul podio qualcuno di brain voi? Raven Frog era qui in questa stanza? No. No. E neanche Cute Pigeon? Wise Camel, no? No, c'è il podio adesso che siamo con Voi quante domande corrette avete fatto nel vostro cauto? Tre o quattro? Cinque? e come ti chiamavi tu? Non sai il tuo nickname? Nick di... Ah, addirittura <coughs> non si collegava. Non non. Ok, va bene. Comunque, bravissimi quelli che sono arrivati sul podio, bravissimi anche voi che avete partecipato, spero che avete imparato qualche strumento in più che potete usare per hackerare, come diceva il vostro compagno, ma anche appunto per informarvi in maniera più consapevole e capire un po' il senso di questa giornata che appunto la verità non è mai una sola, cioè non c'è solo un vero e un falso, ma bisogna eh, invece diventare noi sempre più consapevoli e utilizzare gli strumenti in maniera più eh, smart. Grazie a Open the Box, Nicola Bruno. Grazie alla quinta D della scuola primaria Manzoni, siete stati molto attenti, molto competenti, molto partecipanti. Grazie alle insegnanti che li hanno accompagnati, vi auguriamo buon rientro a scuola. Seguite Open the Box perché ci sono delle iniziative comunque anche per le scuole e per gli insegnanti ci saranno poi delle ah, sì. indicazioni e anche un questionario da far compilare ai ragazzi per la partecipazione alla giornata di oggi. Esatto, invieremo un questionario dove, che dovranno rispondere entro una settimana. Grazie mille grazie e davvero. arrivederci alla prossima occasione, grazie. Ciao, grazie mille. Buongiorno a tutte e a tutti per la seconda parte del Safer Internet Day dal Liceo Carducci di Bolzano in diretta streaming con Open The Box, il direttore responsabile che condurrà gli studenti e le studentesse in questa interazione sulla eh, verità. La verità è una sola, ma chi lo sa. Un saluto dalla scuola ospitante da parte della dirigente che invitiamo a venire qui a favore di telecamera, perché se no ci sfugge. <ride> grazie di averci fatto venire. Allora, grazie a voi, saluto. Con gioia a tutti gli studenti, le studentesse e i docenti collegati, ovviamente gli studenti della mia scuola, quindi la terza di linguistico e la prima classico, questa è un'occasione veramente molto importante per riflettere, per riflettere sul fatto che la sicurezza informatica non va declinata solo al negativo, tutto ciò che è vietato fare, tutto ciò che noi non possiamo fare, tutto ciò che ci ha inibito, ma va declinata anche in maniera positiva: cioè quello che effettivamente noi possiamo fare. E quello che possiamo sfruttare per muoverci meglio nella realtà, nel mondo intorno a noi in maniera lecita, legittima e senza neanche farci troppo imbrogliare, no? eh, farci prendere in giro da eh, notizie o immagini manipolate. Questo è molto importante, ancora di più per i ragazzi delle scuole superiori che sono. Direttamente responsabili di quello che fanno rispetto al primo ciclo e che quindi hanno bisogno di essere informati e formati, e la scuola può fare proprio quello. Eh, la scuola è il luogo dove si struttura l'apprendimento. Buona giornata a tutti, buona giornata alla sicurezza informatica, grazie ancora di questa occasione e della possibilità di salutare tutti. Grazie alla dirigente, ancora un saluto da parte dell'ispettrice dell'intendenza scolastica. Competente per l'educazione alla cittadinanza, in questo caso cittadinanza digitale. Grazie. Buongiorno a tutti. Eh, sono qui, vi porto i saluti del sovrintendente scolastico, il dottor Gullotta. Che in questo momento non poteva essere presente, però vi saluta caramente. e, e parlo anche a nome dell'Ispettore Valer, che è qui presente insieme a me stamattina e ringrazio la dottoressa Cristina Crepaldi che ci ospita. Saluto le due classi che sono qui in presenza e che mi fa molto piacere vedere, la classe del liceo classico, se ho capito, e la classe del liceo linguistico. E ringrazio naturalmente la professoressa Gramegna che ha coordinato i lavori per la realizzazione di questo evento e sono stati lavori, insomma, impegnativi. Siamo qui oggi per questa giornata mondiale della, per la sicurezza, per l'utilizzo della rete in modo sicuro, che può sembrare forse una banalità perché noi usiamo internet ogni giorno, ma evidentemente non è una banalità perché non sembra che basti, non basta utilizzare internet e ci accorgiamo ogni giorno che. E bisogna saperlo utilizzare. Io vorrei parlarvi brevemente, veramente in modo molto sintetico, di un paio di cose. Parto molto da lontano e ne approfitto del fatto che sono qui in un liceo per partire da un argomento da un punto che forse chi è al liceo, chi è in terza già conosce e sono i sofisti. Voi sapete che in questa epoca lontana e eh, presocratica loro si occupavano già di argomentazione e in qualche maniera ci hanno già introdotto a quello che era la mistificazione della realtà e avevano già quest'idea che si potesse manipolare la realtà a proprio piacimento per poter condurre eh, diciamo l'argomentazione in modo da creare il consenso. E questo accade anche oggi in qualche maniera e quindi c'è un legame con il passato: tant'è che eh, anche oggi eh, viene fatta passare un'opinione per vera. E quindi vedete che c'è qualcosa che ci lega a un'epoca passata, e già allora questo era utilizzato. Poi, eh, e questo l'ha sottolineato l'ispettore Valeri, mi ha dato lo spunto per parlarne, ci sono due termini molto importanti che secondo noi oggi vale la pena sottolineare. Il primo è il termine consapevolezza. Non ci illudiamo che oggi parlando di consapevolezza noi questa consapevolezza la guadagniamo, perché la consapevolezza è un termine su cui è necessario che noi riflettiamo ogni giorno. E noi crediamo che il lavoro sulla consapevolezza debba essere fatto attraverso il lavoro di ogni giorno nella classe e io credo che il lavoro di questa mattina aggiunga un tassello al lavoro che fate ogni giorno in classe con i vostri insegnanti ed è il lavoro, della, della faticosa, diciamo, il lavoro faticoso di ogni mattina, di quando siete chini sui libri, di quando studiate, di quando approfondite. Ed è il lavoro di quando magari non si capisce qualcosa, di quando ripassate un argomento, e quando si fa fatica a comprendere, di quando si fa fatica a studiare. Però a un certo punto di quel lavoro voi eh, iniziate a fare vostro quello che studiate e in quel momento scatta quella consapevolezza e quell'elemento che fino a quel momento sembrava estraneo diventa vostro. E quando questo accade scatta quella consapevolezza, perché non studiate più solamente per riferire e per riportare, non studiate, su, non studiate più solo per l'interrogazione, ma studiate perché quel qualcosa che era nel libro diventa vostro. Non so, questo passaggio a me sembra fondamentale perché è un passaggio che ha a che fare con voi ed è un salto di qualità a mio parere, ha, perlomeno per me è stato così nella mia esperienza. E voi vi chiederete adesso, questo cosa ha a che fare con la rete? Secondo me ha a che fare perché questa consapevolezza che voi guadagnate nel vostro lavoro della scuola, perché anche andare a scuola è un lavoro, lo guadagnate anche nel rapporto con la rete. Quando utilizzate la rete questa consapevolezza è necessaria. E il 79% dei ragazzi tra i 9 e i 17 anni usa internet per comunicare con amici e familiari e quindi usa la rete per comunicazione e intrattenimento. E quindi questo significa che mh, ci deve essere la consapevolezza, perché quando noi intratteniamo relazioni con gli altri la consapevolezza è fondamentale. Il lavoro sulla consapevolezza, e scusate se uso questa parola per la quinta o la sesta volta, è fondamentale. Gestire con lucidità i rapporti, gestire le proprie emozioni con consapevolezza è eh, fondamentale. L'altra parola invece è la parola rispetto, su cui mi dilungherò molto meno. E, il rispetto devo averlo anzitutto per me stesso, altrimenti non posso averlo per gli altri. Ma anche il rispetto nasce dalla consapevolezza, e quindi anche qui la consapevolezza è il grande lavoro, ma è il grande lavoro di tutta la vita. I docenti delle vostre scuole, delle vostre classi, hanno in questo senso una grande responsabilità: quella di accompagnarvi dentro ogni sfaccettatura delle discipline che apre una grande finestra sul mondo. Alla maturazione di questa consapevolezza di voi, che venite messi a confronto con le tematiche di ogni ambito, dalla letteratura alla scienza all'arte, e dentro questo lavoro che è arduo e lo è stato per me, ma anche molto appassionante. Aggiungerei a tutto questo una parola che è la dignità, e permettetemi di citarla perché è una parola che è stata utilizzata, mi sembra, 18 volte nel discorso del presidente Mattarella nel, suo, eh, nel momento diciamo, del discorso inaugurale pochi giorni fa, in occasione del suo secondo mandato. E mi ha colpito il fatto che lui abbia usato questa parola dignità, lui l'ha usata, è vero, in alcuni passaggi eh, che riguardavano i temi sociali, cioè azzerare le morti sul lavoro, porsi al razzismo, impedire la violenza sulle donne, il diritto allo studio. Ma oltre a, e tanti altri: ma oltre a un significato, diciamo, della, che riguardava la dimensione sociale, l'ha utilizzato anche in un significato etico e culturale, perché. Anche da un punto di vista etico e culturale la dignità ha una grandissima rilevanza e quindi accanto alla parola consapevolezza e accanto alla parola rispetto c'è proprio la parola dignità. Io vi invito a riflettere su questi termini perché credo che per un utilizzo consapevole della rete sia necessario partire da se stessi, dalla persona. E quindi vi auguro che sia questo il vostro cammino e anche la vostra riflessione personale. Scusate se mi sono dilungata, non è da me. Buon lavoro a tutti. Grazie rispettrice Corrà. Adesso ragazzi cominciamo un po' a entrare nel vivo. Non prima però di de, un saluto dell'assessore alla scuola e alla cultura italiana che eh, mandiamo nella diretta. Vi invito ad andare quindi su YouTube sul canale della Scuola Italiana Alto Adige, così che possiate anche voi seguire la diretta e poi eh, interagire con le proposte che vi farà Nicola Bruno, il direttore di Open the Box. Grazie. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti e buon Sefer Interday. Day. Non è sicuramente un giorno come gli altri, ma un momento nel quale tutti noi e tutti voi dovete riflettere con attenzione sul tema fondamentale appunto del cyberbullismo. Il mondo ha cambiato e da anni ormai una buona parte delle nostre giornate la dedichiamo sicuramente ai social. La dedichiamo utilizzando internet, la dedichiamo a scambiarci informazioni sul, sui social. Navigare significa scoprire un mondo nuovo, rimanere al passo con i tempi, eh, ma questa esperienza, affinché porti dei benefici, va sicuramente gestita con grande attenzione e con piena consapevolezza. E qui, ovviamente, entra in ballo il tema della verità, caposaldo nell'utilizzo consapevole della rete. Cosa significa? Capire e ricercare le fonti delle notizie, che devono essere attendibili evitando di imbatterci nelle fake news, che posso garantire sono veramente, ma veramente tante. Un problema che riguarda tutti noi eh, e che riguarda anche voi giovani, che va monitorato sempre e con grande attenzione. Dobbiamo sicuramente contrastare il fenomeno della disinformazione e ricordarci sempre che un adolescente eh, su due crede fondamentalmente alle fake news sui siti, sui social e sulle chat e solo il 18% delle persone verifica l'attendibilità dell'informazione. Eh, ripartiamo quindi da qui, dalla partecipazione e la riflessione su questo importante tema. Un abbraccio a tutti voi. ok Allora Hanno un po' di ritardo, giusto? Cioè. Ok. Allora, salve a tutti e a tutti. Io sono Nicola Bruno, come diceva Barbara. E, m, lavoro a Data Ninja, che è un'organizzazione un che si occupa di diffondere la cultura dei dati e dei media eh, nei contesti professionali ma anche eh, educativi, quindi anche a scuola. E con i miei colleghi abbiamo creato un progetto che si chiama Open the Box. Che vuol dire appunto letteralmente ehm, apri la scatola, eh, che vuole portare nella eh, scuola italiana, quindi sia nella primaria, nella scuola media, nella, nelle superiori, i temi della media e data literacy. Sembrano delle parole un po' strane, in realtà si tratta di. Eh, di acquisire consapevolezza sugli strumenti digitali che utilizziamo ogni giorno per potersi informare eh, in maniera più consapevole. E lo facciamo appunto con una modalità, prima c'era una classe di alcuni ragazzi della primaria che diceva appunto la modalità hacker, che mh, non è sbagliato, voi sapete cosa fanno gli hacker, sono dei professionisti spesso informatici che aggirano il sistema. E cercano di capire come a volte acquisire delle informazioni che non sono facilmente accessibili. Spesso eh, lo si fa eh, a fin di bene, può capitare anche qualcuno invece che non lo faccia a fin di bene. Comunque, un po' con Open Box vogliamo fare questo. Quando incontriamo un meme, un'immagine, una notizia, una fonte online, proviamo a capire come guardare meglio dentro quella notizia, capire chi l'ha creata, perché l'ha creata e soprattutto quali strumenti noi oggi abbiamo a disposizione. Oggi abbiamo una fortuna eh, che eh, fino a pochissimi anni fa non c'era, cioè di poter da un lato accedere a tantissime informazioni, dall'altro anche di poterle eh, seguire, tracciare, anche verificare. Oggi vedremo ci sono diversi strumenti a portata di smartphone, a portata di app che ci permettono di capire al volo se un sito è affidabile, se un'immagine è stata modificata. Sono sicuro che già Molte di queste già le conoscerete, già le utilizzerete anche voi. Ehm, per parlare di questi temi utilizzeremo KAUT, eh, eh, lo conoscete come strumento. Quindi adesso vi chiederò di andare su kaut.it e digitare questo codice che adesso si sta per generare. Aspettate un attimo. Ok. ID giocatore off, mostra domande e risposte, genera nickname. Ok. E quindi andate su www.caut.it e dovete digitare il PIN che sta per arrivare 2450708, quindi 2450708. CAUT poi vi proporrà un nickname divertente, quindi dovete sceglierne uno dalla roulette che c'è lì, e sceglietene uno a caso, tanto uno vale l'altro. Chi ha problemi ad accedere, non... si deve riavviare, ok. Quindi kaut.it e poi 245 0708. Vedo che sono già arrivati i primi. Shining Kitten, Giving Beer. Chi ha problemi, alzi la mano, proviamo ad aiutarvi. Siete tutti entrati con... ok già lo usate cauto no? siete a lezione lo usate ok ok aspettate allora che arrivano tutti siamo già una settantina di animali strani fantastici aspettiamo che si collegano sono tutti i vostri sono tantissime scuole oggi della provincia di Bolzano che ci stanno appunto guardando su YouTube, che stanno facendo il CAUT insieme a noi. Allora, CAUT sapete come funziona? CAUT, scusate ehm, ragazzi, silenzio. Caut CAUT allora, sapete come funziona: bisogna da una parte dare la risposta corretta e per farlo il vostro dispositivo si trasformerà in un telecomando, quindi avrete i colori rosso, giallo, blu e verde e dovrete selezionare la risposta corretta. Eh, Dall'altro lato, CAUT premia anche chi è più veloce. Quindi per avere più punti poi nella classifica finale bisogna anche essere più veloci. Eh, naturalmente questa uh, modalità uh, non è, è consigliata sempre, nel senso che quando ci informiamo online non per forza la cosa più veloce è la migliore, però diciamo che replica molto la nostra condizione di utilizzatore di smartphone, tablet, computer, quando appunto vediamo delle immagini, delle foto, dei siti e spesso in maniera impulsiva, in maniera veloce, dobbiamo selezionare qualcosa. Quindi diciamo che il CAUT più che valutare le vostre competenze serve a replicare l'esperienza che facciamo ogni giorno online per capire eh, dov'è che mh, possiamo migliorare, quali strumenti possiamo utilizzare, eh, come possiamo informarci anche in maniera più lenta. Quindi oggi farete questa attività molto velocemente, poi dopo normalmente non è consigliabile. Le domande le vedete sempre su Cauto, perché ho messo sia modalità sia domanda che risposta. Ok, direi che ci siamo, abbiamo oltre 280 persone già connesse anche online. Aspettiamo giusto qualche secondo in più. Eh, vi chiedo solo ragazzi di non parlare troppo perché altrimenti chiunque in diretta sente un vocio. Eh, quindi bisbigliate sb ma non parlate ad alta voce, ok? E poi comunque noi vi daremo il microfono, quindi sarà una, abbastanza interattiva, quindi vi faremo parlare, vi chiederò delle cose e sarà molto molto dialogata. Vedo che siamo quasi a 300 persone online. Vediamo un po', sarà una gara molto molto difficile. A quella precedente hanno vinto, eh, ha vinto chi è riuscito a rispondere a 6 risposte corrette su 7, sono 7 in totale, per cui non è proprio, però alcune secondo me per voi sono molto molto facili perché essendo più grandi un po' siete immersi nella rete da un bel po' di tempo. Bene, con 298 diciamo 298, ecco qui, e che adesso iniziamo. Siete pronte? Pronti? Andiamo. Allora, la prima domanda in realtà non è una domanda, è semplicemente un mini sondaggio in cui mh, cerchiamo di capire come e dove ci informiamo di più online. Eh, quindi qual è il media, lo strumento che utilizzate di più per informarvi sull'attualità. Cioè da dov'è che vi arrivano le notizie su quello che succede nel mondo, in Italia, a Bolzano. C'è cioè, naturalmente, i social sono diventati un canale predominante per molte e molti di voi, no? Quindi Instagram, TikTok, YouTube. Oramai lì non si va soltanto per divertirsi, ma arrivano sempre più notizie. Ci sono poi i siti web, quindi le testate online. Uh, I siti un po' tradizionali, quelli radio, TV e giornali, e poi anche la scelta, se qualcuno vuole fare, di non informarsi, di stare lontano da qualsiasi forma di informazione, anche se per voi oramai credo sia impossibile perché informazione è anche quella che appunto gestita ogni giorno a scuola, cioè fare una ricerca, trovare delle fonti per qualsiasi materia che sia la storia, italiano, matematica. Scienze, anche quelle sono informazioni e anche lì si pone un po' il tema che oggi vedremo: no? della, se dovete fare ad esempio una ricerca di scienze, eh, fate delle ricerche online, come fate a capire se è un sito è affidabile, come fate a capire se un'immagine è autentica? Scommetto che ogni giorno vi trovate di fronte a questi dilemmi. Bene, vedo che eh, con la schiacciante maggioranza di 156, quindi più della metà, si informano attraverso i social, eh, anche qui immagino qualcuno ha risposto social. Chi ha risposto social? Alzate pure la mano, tanto immagino più della metà anche qui. Quindi, social vuol dire che voi le notizie le prendete ad esempio su Instagram avete, e da dove vi arrivano? Da account, influencer? Sì, certo. I social sono pagine di giornali e quindi riusciamo a vedere dai social articoli anche di giornale o video che parlano di tematiche o ad esempio. Quando so, è la giornata in cui si ricorda qualcosa, una giornata internazionale, vediamo anche dalle pagine che sì. spiegano che, che giornata è. Esatto, giusto. Ci sono sia diciamo, influencer, persone singole che parlano, ma adesso ci sono proprio sia i giornali tradizionali, sono su, ad esempio su Instagram ma ci sono anche nuovi, nuove testate native digitali dei social, non so se ne conoscete. Io ad esempio seguo, una si chiama Will, un'altra si chiama Torcia, un'altra si chiama Experiences, che sono delle testate giornalistiche che sono nate apposta per i social e che quindi sono native e, e spesso non usano l'articolo tradizionale o il video tradizionale, ma usano un linguaggio un po', non so, fanno le stories, fanno i slideshow, fanno diversi esperimenti anche a livello eh, di formato. Ehm, quindi sì, giusto anche quando ci fanno sui social comunque capire bene qual è la fonte perché non basta che qualcuno parli, che ci dica qualcosa perché gli crediamo. Vedo che c'è però una minoranza, eh, a parte i 21 che non si informano, di 50 che si informano anche su radio, tv e giornali. Qui c'è qualcuno? Ok, che radio, tv e giornali ti piace, segui o usi? Cosa? TG5. TG5? Cioè sì. TGCom, lo guardi in tv o online? Sì, sì, tv, tv. Ah, in tv, Pranzo. ok. E secondo voi qual è, la, se c'è una differenza tra, tra un tipo TG5, TGCom e, una font, e un, che ne so, un account Instagram che vi dà la notizia? Qual è la differenza principale, se c'è? Sì. Se volete parlare mi alzate la mano, per favore, grazie. Sì, c'è lei che alza la mano. È bene. una mano che io veda, perché se no non posso venire. <ride> grazie. Più che altro sui social bisogna stare attenti perché ci sono pagine che esprimono opinioni personali su queste tematiche, quindi è più dif è differente da, non so, dal giornale capire perché quello è l'articolo di uno scrittore. Quindi li riporta i fatti di cronaca, invece su, eh, ad esempio, Instagram po possono esserci account che spiegano i fatti però dal proprio punto di vista, quindi bisogna stare attenti e anche informarsi, ad, es ad esempio attraverso siti web o altri giornali per capire come stanno che realmente esatto. i fatti. Giusto, diciamo che sui social tendono ad esserci molte opinioni o comunque le informazioni vengono sempre, diciamo, accompagnate da un'opinione, no? Quindi magari si dà anche una informazione corretta, però la si aggancia sempre a come la penso io, a come la vedo io. Ehm, però quello che tu dicevi, cioè il guardare altre fonti, è fondamentale per qualsiasi, anche per il Tg5, anche per il Corriere della Sera. Dobbiamo proprio abituarci, proprio come mentalità, ma voi che siete nativi digitali già lo fate di default, cioè di andare sempre su più fonti possibili. Dobbiamo proprio diversificare, non dobbiamo mai fermarci a un solo... Anche il sito più affidabile eh, sbaglia. Eh, da una parte perché è umano, dall'altra perché l'informazione è così accelerata, così eh, ci sono proprio il sistema, no? ci sono affermazioni, poi ci sono smentite, poi ci sono ehm, cambiamenti. Spesso informazione in tempo reale, anche per chi la fa, anche per il TgCom, per ehm, che, eh, avere una molteplicità di fonti diventa fondamentale. Quindi almeno cioè, la regola dei giornalisti è avere almeno due conferme per dire che qualcosa è vero. Anche noi online dovremmo cercare di avere almeno due fonti credibili che ci dicono la stessa cosa, al di là del fatto che se siano su Instagram o su diciamo siano mainstream. Comunque, mi sembra che il cambiamento sia già in atto quindi comunque a tutto social. Adesso andiamo con la prima domanda. Eh, vedrete un'immagine con un titolo, eh, c'è cioè un account eh, La Webstar, ci dice l'annuncio di Damiano una settimana dall'inizio del Festival di Sanremo. Eh, il titolo dice Maneskin, il triste annuncio sui social. Siamo profondamente dispiaciuti. Stop, finisce lì. Come lo definiamo questo titolo? Eh, gossip, è una fake news, è clickbaiting oppure è un meme? Beh, gossip sapete cos'è, giusto? Cos'è gossip? Chi vuole dire cos'è il gossip? Nessuno. gossip sapete tutti cos'è? Sapete sì? cosa vuol dire gossip, clickbait, questi termini li conoscete? Cosa? Il clickbaiting adesso lo spiega Nicola, se non lo sapete. Clickbaiting sapete cos'è? Qualcuno di voi lo sa? No, non l'avete mai sentito? Tu volevi alzare. Ok, voleva dirlo lei. Cos'è? Tante volte um, fanno immagini di copertine con titoli che possono diciamo, far cliccare alla gente, cioè, che magari apri poi e non è, non è quello che vedevi all'inizio. Esatto, Cioè, qualcuno ti promette qualcosa che esatto. poi eh, non c'è. no? Ehm, letteralmente clickbaiting, lo vedremo, vuol dire appunto a moda click e in effetti la risposta esatta su questa pseudo notizia su questa era clickbaiting, intanto vediamo la classifica, ci sono già i primi, i primi che hanno cliccato non solo correttamente ma anche velocemente, e, e diciamo, letteralmente clickbaiting vuol dire, proprio l'espressione inglese, baiting, click, vuol dire amo da click e quindi di fatto sono dei titoli, delle espressioni che tendono appunto a farci abboccare, cioè a farci credere che ci sia qualcosa di promettente, di interessante, eh, quando non è così. Eh, tutto ciò naturalmente si regge sulla, eh, anche sulla dinamica economica di Internet. Voi sapete perché fanno questi titoli, perché ci vogliono far cliccare, qual è il motivo per cui noi dobbiamo, cosa fa con un clic in più. E se parliamo di, eh, di video per avere più visualizzazioni, invece se parliamo di siti per avere più pubblicità e quindi hanno un guadagno maggiore. E anche video, per cosa ne fanno le visualizzazioni? Le eh, sì. visualizzazioni diciamo che gli fanno avere più, non so, mi piace oppure anche di guadagnare attraverso la pubblicità dei video. Esatto. Per esempio c'è cioè, da una parte quello che tu dicevi sui siti è tipo la pubblicità, quindi più persone vengono sul mio sito, più volte compare la pubblicità e ogni volta che compare la pubblicità, chi ha quel sito ci guadagna. Quindi guadagna dei centesimi per ogni volta che avete presente i banneroni che ci sono sui siti, ogni volta che si genera una di quelle visualizzazioni, si crea un centesimo per chi ha quel sito. L'altra modalità, invece che tu dicevi sui social è avere views e eh, follower, perché più follower hai, più eh, diventi eh, diciamo appetibile anche per chi fa la pubblicità attraverso gli influencer. Adesso i brand usano direttamente gli influencer sui social per fare della pubblicità, alcune volte anche esplicito perché dicono i brand quali sono e naturalmente lì eh, i brand vanno alla ricerca di persone che abbiano un minimo di following e quindi più visualizzazioni fai eh, più eh, riesci anche ad avere mh, proventi che ti vengono da quella fonte lì. E, diciamo le modalità più diffuse per fare clickbaiting sono uno era questa, abbiamo visto il titolo misterioso no? dei, dei Maneskin. in realtà andando poi dentro la notizia ci diceva che il tour era stato rimandato e quindi non era successa nessuna tragedia, diciamo, cioè vedendo quel titolo prima sembrava appunto uh, morti o cose di questo tipo, in realtà un tour rimandato, però capirai, nella piena pandemia non era tutto questo uh, gran problema. Uh, poi però ci sono anche i titoli allarmistici. Eh, spesso, non so, si trovano questi titoli shocking, no? Quindi ad esempio qui Carlo Cracco, il messaggio shock. I fan non, voglio, i fan non vogliono crederci. Che sarà mai? Eh, cosa è successo a Carlo Cracco? Anche qui niente, e è successo che per via della pandemia ha dovuto chiudere per un periodo di tempo i suoi ristoranti, quindi non c'era in realtà nessun shock. Eh, tutto questo linguaggio shock ma anche esclusivo o ancora i punti esclamativi che tende un po' a ingigantire, a aumentare diciamo la portata delle cose, è, è tipica del clickbaiting, così come è tipico il tutto maiuscolo, cioè trovate questi titoli, tutto maiuscolo. Voi sapete cosa nel mondo digitale cosa vuol dire tutto maiuscolo? Quando una cosa è tutto maiuscolo vuol dire che? È che è importante oppure che? È, che è tipo... Parlate, non vi preoccupate, possiamo dire qualsiasi cosa, è un dialogo, cioè se vedete un titolo maiuscolo vuol dire che è una cosa molto importante oppure può essere. Scrivi un po' come dici tu, per attirare l'attenzione eh, si dice che è l'equivalente di quando urliamo, cioè quando scriviamo in stampato minuscolo, è eh, parlare normale. Se invece metto qualcosa in maiuscolo, tutto è maiuscolo è come se stessi urlando in una stanza. No? Eh, e quindi questo titolo maiuscolo è un po' come dire oh guardate cosa no? è successo, c'è una cosa importantissima. E, e questa cosa è, tipi, è tipi, molto tipica del clickbaiting. Voi l'avete mai visto questi? Su tutto maiuscolo, titoli? Su YouTube, ad esempio, sono molto diffusi, oppure anche sui social, su Instagram. Non so, se li, anche su Instagram forse li usano un po', no? Con, uh. Comunque, vabbè. È un'altra modalità di fare, diciamo, acchiappare e click. Adesso andiamo alla seconda domanda. Un amico ti gira questo screenshot su WhatsApp. Qual è la tua reazione? Si vede un post di eh, Instagram con Fedez e un messaggio che dice smaltimento dei valori tossici. Poi c'è lui con una mano. Eh, ci sono delle persone che gli mettono dello smalto su questa mano. E sotto c'è un logo dove eh, c'è scritto Fedez disumano. Eh, quindi qual è la vostra reazione? Potrebbe essere un meme. Il logo che si vede lì di Sumano è stato manipolato? Il profilo sembra autentico? Oppure la mano non è di Fedez? Votato? Cosa hai votato tu? Penso sì, ho un meme. Perché i meme cosa, cosa sono? Come? Eh, non saprei so definirli... Eh. Sono un'immagine tipo questa? È Un'immagine che manda un messaggio che però fa ridere, cioè. Che ti fa ridere. Ti fa riflettere anche. Ti fa ridere o ti fa anche riflettere, giusto? Sì. E spesso le vedi in formato di immagini. Come sono queste immagini? Hanno un. Eh, sono. non so spiegarlo. Eh... No, ma non devi spiegarlo, di quello che tu vedi in, di solito online. Come non sono? sono autentiche. Sono manipolate, bravo. Sono manipolate, sono... sì modificate oppure hanno dei, dei filtri, degli effetti. Esatto, perché il meme sta tutto in questa roba del modificare, no? E tu quindi, vedendo questa immagine di Fedez, pensi che qualcuno ha preso la sua mania per gli smarty e l'ha messa lì? Sì, sì, è stata... E ha fatto questo messaggio? Ok. In realtà no, la risposta giusta era il profilo sembra autentico, perché non so se l'hai visto, se l'avete visto tutti quanti voi, ma eh, accanto al suo um, Accanto al suo nickname, accanto al suo account, diciamo Fedez, c'è una spunta blu. L Avete visto? Cos'è quella spunta blu? Verificato? Cosa vuol dire verificato? Vediamo come ti chiami. Vuol dire che l'account è stato verificato. E che quindi si tratta del vero Fedez, diciamo. E sai come si fa a verificare? Come. Avete mai provato qualcuno di voi a farsi verificare l'account? Tu sì? No, certo, come funziona? Come funziona? Bisogna mandare una richiesta a Instagram, bisogna avere un numero di follower abbastanza alto, se non sbaglio anche. E poi Instagram valuterà se i contenuti sono appropriati, appropriati con la eh, politica di Instagram, se ad esempio rispettano le norme e poi ti farà sapere se lo accetta. Sei preparatissima su questo perché, non è, perché ogni social network ha le sue regole per dare il, eh, la spunta blu e eh, quella di Instagram è proprio come l'hai definita tu: allora, innanzitutto, devi essere un personaggio pubblico, un brand. Adesso lo vedremo anche nella, nella presentazione. E, intanto vediamo com'è andata la classifica in questo caso. Adesso poi dopo la commenteremo, però c'è già qualcuno che sta prendendo il largo. E, e di solito. Questo account deve essere verificato attraverso un documento di riconoscimento o altre modalità. Quindi quello che ci dice la spunta blu, più che dirci è un account che ci dice cose vere e ci dice che effettivamente quel Fedez è il vero Fedez, quel Nicola Bruno è il vero Nicola Bruno, perché per fare questa cosa devi mandare la carta d'identità, oppure nel caso di Fedez avrà dovuto mandare ad esempio il marchio registrato Fedez che l'avrà fatto, e, e quindi mandi una prova di che effettivamente tu detieni quel brand oppure quel nome e quel cognome quindi serve il documento di identità però come diceva come ti chiami tu? Michela. Come diceva Michela non basta, bisogna anche soddisfare alcuni requisiti relativi all'account e all'idoneità relativa all'idoneità cosa vuol dire Michela? Che non puoi pubblicare quello che ti pare, no? I contenuti devono essere appropriati alle linee di Instagram, quindi non si possono, non so, eh, postare foto che violano le norme o anche se ad esempio queste persone ovviamente sono seguite da persone minorenni non possono postare esatto. eh, foto che possono, eh, non so. Eh, sì, che sono considerate da Instagram, sì. eh, per esempio su Instagram c'è tutta una linea. Sulla nudità, che non può essere postata immagine di nudo, alcune volte anche un po' assurda perché c'è stata, non so se avete tutta quella polemica, sul fatto che anche i quadri famosi, quindi nudi, non possono essere postati su Instagram perché vengono bannati. E, e quindi può capitare, un po', in base a questa politica che tu hai detto bene, può capitare che, se anche sei una persona famosissima, se anche hai il check blu, eh, puoi essere non idoneo. Ad esempio, questa cosa è successa di recente a uh, Donald Trump. Non so, avete presente Donald Trump, l'ex presidente degli Stati Uniti, eh, che avendo pubblicato una serie di eh, contenuti eh, non idonei, eh, non so se sapete cosa è successo quando Donald Trump è uscito dalla Casa Bianca. Avete visto quel... c'è stato una sorta di assalto alla Casa Bianca. Non so se vi è capitato di vederlo. Sono delle immagini abbastanza forti, ci cioè sono tutte queste persone che hanno fatto un assalto e, e molti di questi sono stati mobilitati proprio da Trump. Cioè, Trump aveva fatto attraverso i suoi social proprio degli inviti a, um, niente, a scendere in piazza, da, ad andare alla Casa Bianca, a protestare contro l'insediamento del nuovo presidente Joe Biden. E quindi per questo motivo, che in questo caso è stato incitare alle violenze, ad esempio, eh, Twitter ha deciso di eh, bannare Donald Trump, che così adesso non può più avere un suo account social, e, anche se lui era appunto famosissimo, aveva la spunta blu. Eh, Occhio che avere la spunta blu non vuol dire automaticamente che quello che viene detto è autentico, è vero. Eh, qui vedete un'immagine eh, di un post che è stato anche questo eh, bloccato da Instagram, anzi è stato etichettato come informazione falsa, che è stato fatto dalla cantante Madonna. Madonna ha milioni di follower, ha, è il suo vero account, ha anche la spunta blu. Eh, un giorno durante la pandemia eh, si è alzata e ha scritto sul suo account delle cose, tipo dicendo che eh, i vaccini non servivano a nulla, che la terapia per il Covid già c'era, ma ci ce avevano nascondere. Quindi tutta una serie di informazioni eh, non fondate. E, e questo diciamo, Madonna, adesso abbiamo messo il suo esempio, però di influencer eh, che eh, su Instagram fanno questo, appunto, dicevi tu prima Michela, che mischiano le opinioni con i fatti, ce ne sono tantissimi, no? Uh, non so, voi, voi seguite un po' degli influencer? Avete chi, 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 è, chi è il vostro influencer preferito? Vediamo da qualcuno della, della prima. Non avete un influencer? Una influencer? Un <ride> non vogliono dirlo, no? <ride> non volete, dire, non volete rilevare, rivelare questo segreto? Comunque vi sarà capitato anche a voi che questi influencer non sempre le dicono giuste, no? Che a volte fanno delle, delle affermazioni un po' soprattutto su temi scientifici, no? che anche, su cui anche gli scienziati magari non sanno bene come, cosa dirci. Eh, con gli influencer bisogna fare un po' attenzione, ci sono anche adesso gli influencer dappertutto, su YouTube, su Instagram, su TikTok, addirittura anche Spotify, voi lo usate per ascoltare la musica, no? Su Spotify ci sono anche tantissimi podcast. Non so se le ascoltate anche i podcast su Spotify, e da lì, per esempio, arrivano tantissime anche informazioni, opinioni e via dicendo. E di recente c'è stato un, tutto un dibattito, soprattutto negli Stati Uniti, perché eh, Spotify eh, non blocca un podcaster eh, molto famoso negli Stati Uniti che dice un sacco, fa un sacco di disinformazione. Quindi, diciamo che un po' il tema della corretta, non corretta disinformazione disinf oramai sta diventando trasversale e capire appunto queste fonti, soprattutto quando sono influencer è diventato sempre più importante, ma non impossibile, adesso vedremo. Domanda successiva. Abbiamo due siti web. Uno si chiama TPI, The Post, Internaz The Post Internazionale e dice: eh, chiamano la figlia IKEA e ottengono un divano, ma lei cambia nome. Invece l'altro sito eh, di destra si chiama Fonte Verificata e il titolo ci dice: Djokovic di Montenegro rischia 25 anni di carcere per aver guardato male un poliziotto australiano. Adesso non vi chiedo di fare un'indagine approfondita di questi due siti e di queste due notizie, ma così a naso di quale delle due vi fidate di più? Quale qual 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 avete votato? Quale avete votato, TPI o fonte verificata? Nessuna delle due, ti sembrano tutte e due un po'... perché? quella Ikea ti sembra un po' strana perché hanno dei titoli un po' strani non sembrano molto attendibili tipo anche la seconda cosa c'ha di strano che Shhh, ragazzi ah, Sembra un po' so. esagerata ti... sì cioè che 25 anni per sì, però sì. Il, titolo del, il nome del sito non ti fonte verificata non ti dà fiducia no? Mm, no perché no? No, è giusto, non è sbagliato però, perché non ti dà fiducia. Mm. Perché magari lo fa apposta per ingannarci, no? Cioè dici sì. di essere verificato ma poi non è verificato. E invece l'altro sito non lo conoscete? The Post Internazionale? Non avete, mai, non avete mai incontrato? È tipo fanpage, lo conoscete invece? Che è un altro sito di informazione che molto famoso, è The Post internazionale è simile, quindi fa un sacco di notizie, un po' in questo caso sì, un po', anche questa era un po' clickbaiting, no? un po' strana, si chiama Ikea, ma non... però in realtà quella notizia era vera, per quanto possa sembrare un po' strana, e anche il sito è abbastanza affidabile, però vedo che la maggior parte di voi, come te, siete scettici di solito, no? quando vedete questa, queste notizie tendete a non fidarvi. Eh, in realtà Tutta questa paura adesso della disinformazione non ci deve, non ci deve far diventare cinici e scettici che non ci fidiamo di nulla perché vedremo che ci possono essere degli strumenti che ci possono aiutare anche a capire cosa è corretto e cosa no. Eh, spesso diciamo, ah, su internet ci sono tantissimi siti, tantissime informazioni, non si capisce più nulla, però ricordate anche che viviamo un'epoca do, un storica d'oro, cioè noi adesso vedremo, abbiamo strumenti, abbiamo, possiamo andare a vedere altre fonti, abbiamo l'informazione a portata di mano su qualsiasi tema, su qualsiasi cosa vi interessi. Quindi non è affatto vero che anzi, oggi secondo me possiamo informarci in maniera molto più corretta rispetto al passato. Eh, vediamo intanto sulla classifica che c'è Shining Kitten, bravissimo, bravissimo, non so se è qui dentro, no? Che è al primo posto con 2710 punti eh, e poi anche Dandy Ygritte e Genius Quail eh, seguono in secondo e terzo posto. Eh, no, vi stavo dicendo che per esempio uno degli strumenti migliori per capire se è un sito affidabile o meno si chiama Whois. non è uno strumento diciamo che conoscono tutti, è un po' un po' più da tecnici, più da informatici, eh, però UIS cosa fa? Ci eh, permette di eh, capire chi ha registrato un dominio web, un dominio internet. Eh, voi sapete quando, non so se qualcuno di voi ha un sito personale o ha mai comprato un dominio online, non avete mai comprato un dominio della scuola, dell'associazione, di qualcosa. Comunque, se volete fare un sito dovete comprare un dominio. Questo dominio va, eh, oltre che pagato, va anche registrato e spesso bisogna dare le informazioni personali. Eh, su chi lo registra perché poi servono alle autorità per, eh, in caso di indagini. E, eh, molte di queste informazioni, non tutte ma molte, sono pubblicamente accessibili online. Quindi basta andare su WIS, eh, che è appunto questo registro globale che vale per qualsiasi eh, dominio, per qualsiasi suffisso. Ad esempio in questa immagine vedete come io sono andato, ho scritto fonte verificata e eh, addirittura mi è uscito il nome, il cognome, anche l'indirizzo della persona che ha creato questo sito. In questo caso basta prendere quel nome e cognome, eh, metterlo su Google e vedere che eh, quel signore è un noto eh, bufalaro, cioè è uno che crea dei siti web per ingannare le persone e tra l'altro vedete in questo caso l'ha fatta anche abbastanza intelligente perché mettendo fonte verificata sembra quasi un sito di fact checking, no? un sito eh, che sta facendo la verifica delle informazioni quando in realtà non lo è. Eh, quindi ricordatevi questo whois, vi permette un po' di capire chi c'è dietro e in questo caso sarebbe veramente bastati, diciamo, un minuto, cioè vado su whois, scrivo fonte verificata, vedo chi c'è dietro, copio e incollo quel nome e cognome su Google e ottengo, diciamo, informazioni, eh, cioè posso capire se è effettivamente attendibile o meno. Invece per il tuo dubbio ti basta andare su internet, mettere TPI anche lì, vedere... La registrato, ad esempio, in quel caso lì ti usciva il nome e il cognome di un giornalista che è abbastanza eh, famoso. Questo non vuol dire che puoi crederci al 100%, però di certo è più affidabile rispetto all'altra. Lo conosciate già? Wiss? Qualcuno di voi mai usato? No, perché non è proprio diciamo facilissimo da cioè è facilissimo ma non è facile da conoscere. Allora, qui vedete una foto con Mike Tyson. Lo conoscete il pugile? L'ex pugile. Allora c'è ma ma Mark Mike Tyson con una maglietta con messaggio Novax. Anche qua, cosa c'è di strano secondo voi? Non si tratta di Mike Tyson. C'è stato un face swap, cioè è stata cambiata la sua faccia con quella di un altro. Eh, la scritta sulla maglietta è stata modificata, non è scontornato bene rispetto allo sfondo. Cosa pensate? Devo fare una comunicazione di servizio. Ci sono dei ragazzi che, collegati da remoto, stanno usando la chat proprio contrariamente all'etica che stiamo cercando di diffondere oggi. Pertanto, eh, saranno identificati e eh, responsabilità loro di quello che stanno scrivendo. Grazie. Ok. La chat su YouTube di, di oggi, ok. Allora. Ok, quasi la, la, la metà di voi hanno risposto correttamente, la scritta sulla maglietta è stata modificata. Chi ha detto in questa anche qua? Immagino che la metà l'abbia detto. Eh, da cosa avete capito che era stata modificata la scritta? Sì, no, no. Cioè? Se anche poco rispetto al ah, troppo grande, ti sembrava? E ah. anche i colori dell'immagine, dell dici che era sì, sì. Esatto. Ah no, questo è interessante, non ce l'ho fatto caso in effetti. Ok. E sì, ti arriva praticamente sotto al collo, è un po'... <ride> cioè, più che altro eh, l'immagine non era proporzionata alla maglietta, secondo me, e poi saltava all'occhio, anche i colori non mi sembravano molto... Cioè, non sembravano quelli di una maglietta, sinceramente. Sembrava proprio un'immagine. Cioè, ti sembra anche... Cioè, eh, sei un po' piatta rispetto alla maglietta che magari doveva essere sì. un po' più tridimensionalizzata, diciamo. Invece si vede proprio che è stata messa così, come uno sticker una proprio copia e incolla giusto allora questa diciamo è la prima modalità appunto che abbiamo è come ha fatto Michela cioè di guardare osservare e capire cosa c'è di oggettivamente che non va in questa foto infatti vedo che molti di voi hanno risposto correttamente abbiamo sempre Shining Kitten al primo posto e Genius Quail al secondo e Agent Oryx al terzo e voi sapete come si fa ehm, se volete verificare al volo un'immagine cioè avete un dubbio su un'immagine a parte osservarla e vedere qualcosa che non va, cosa si può fare con un'immagine? Vi arriva la foto profilo, vi aggiunge qualcuno eh, che vi sembra troppo bello troppo bella per come è veramente. Cosa fate per capire se è la sua foto o non è la sua foto? Cosa c'è? Può darsi che qualche volta le, le persone per creare un profilo falso prendano le foto da internet, però io non ho mai provato a guardare su internet. Cioè ah, non sai come si fa. No. No, C'è la ragazza lì che ha alzato la mano. Ma se non sbaglio ci sono alcuni motori di ricerca che permettono di cercare proprio le immagini, quindi puoi caricare l'immagine e ti trova tutti, tutte le immagini correlate. Bravissima, quindi... esatto. Cioè quello che tu hai appena detto si chiama, tecnicamente si chiama ricerca inversa per immagini, cioè vuol dire che si fa una ricerca su Google non a partire dal, eh, da un testo come facciamo di solito, ma da una immagine. Allora, sul desktop, quindi sul computer, come vedete adesso, praticamente si va su Google Immagini, si clicca sull'icona sull della macchina fotografica, si carica ad esempio in questo caso la foto di Tyson, ad esempio ci esce un articolo di bufale.net che ci dice che quell'immagine è stata modificata. Il meccanismo è un po' simile a quello che dicevamo, no? praticamente Google fa questa ricerca e ci dice dove si trova la stessa immagine, su quali altri siti e su quali eh, altre ehm, pagine. Quando siete dal cellulare, non avete a disposizione Google Immagini perché non funziona, però avete a disposizione uno strumento ancora più potente creato sempre da Google che si chiama Google Lens. Non so se l'avete mai visto questo tool. Tu l'hai visto? Per cosa lo usi? Per, per fare delle ricerche sulle immagini? Fai... Era lei quella. Non ha detto sì, no? Ah, non l'hai mai usato, ok. No, usatelo perché è un tool, eh, ma non è un'interrogazione, potevi dirmi anche questo, non ti preoccupare. Eh, praticamente Google Lens utilizza l'intelligenza artificiale per scannerizzare tutte le immagini che sono pubblicate online e per categorizzarle secondo alcuni criteri. E ad esempio, vi piacciono un paio di scarpe? Lo date a Google Lens e vi dice dove potete comprarle. Vedete una pianta, un animale che non sapete che cos'è? puntate la telecamera e Google Lens vi dice che anima, fa un po' tipo Shazam, lo conoscete, quello della musica, esatto, Google Lens utilizza la stessa modalità. Tutti questi tool tipo Shazam, quello delle piante, Google Lens, sono tutti tool di ricerca inversa, cioè che invece che partire da uh, un testo partono da un video, un'immagine, qualcosa che è davanti a noi. E questa modalità del ragionare all'inverso è quella che dovremmo azionare tutti quando navighiamo online. Quindi al di là dell'usare gli strumenti che ci fanno fare le ricerche inverse, anche noi iniziare a ragionare, ah ma come è stata creata questa immagine? Ah ma perché l'ha creata? Quindi farci un po' di domande al contrario, no? Su chi l'ha fatta, perché l'ha fatta, che obiettivo vuole raggiungere? Perché in questo modo riusciamo a leggere meglio, diciamo, i contenuti che incontriamo. Un altro tool che funziona molto bene con le immagini si chiama photoforensics è quello che vedete adesso online photoforensics.com e photoforensics.com va a leggere le, ehm, proprio quando ci sono delle manipolazioni sulle foto jpeg funziona quindi solo col formato jpeg non funziona con le png o le altre e, e vedete in questo caso caricando la foto di Mike Tyson ci mette in evidenza proprio i punti dove è stata fatta una manipolazione eh, questo è proprio un tool di indagine forensica. Forensica, sapete, vuol dire legale, cioè che viene utilizzato magari quando bisogna capire una prova, se è attendibile oppure no, quindi una foto viene portata come prova di qualcosa e per capire se è attendibile o meno si fanno tutta una serie di an analisi forensiche. Eh, questo è un caso di un tool di forensica digitale che va appunto leggere, va a leggere il file e va a capire se ci sono delle anomalie. Eh, poi se vi usate Photo Leggetevi bene le guide perché mh, è un po', non, è proprio, non è immediato così come lo vedete adesso, va saputo leggere, cioè quando vedete appunto le modifiche bisogna capire bene eh, a cosa sono dovute perché non sempre sono dovute a manipolazione. Comunque anche questi, tutti gli strumenti che stiamo dando, nessuno ci dirà mai la verità, non esiste lo strumento della verità, la macchina della verità. Semplicemente perché a volte la verità non esiste, vedete in questo caso di Mike Tyson non esiste una verità, esistono tante verità, cioè la foto è autentica, su quella foto è stato cancellato il messaggio sulla maglietta, ne è stato messo un altro e spesso proprio, anzi le eh, immagini che funzionano di più online, quelle che ci ingannano di più, sono quelle vere, cioè quelle che hanno, dove non hanno ricreato Mike Tyson, no? utilizzano il vero Mike Tyson per farci credere che ci voglia dare un messaggio che non voleva darci. Eh, andiamo avanti. Altra domanda, 100.000 studenti in piazza Duomo, ti sembra corretta questa cifra? Onda verde per il clima? Eh, queste erano le giornate Friday for Future, non so se anche voi avete partecipato negli anni scorsi. Comunque dicevano che a Milano, capitale mondiale, c'erano 100.000 ragazzi e ragazze in piazza Duomo. Secondo voi, voi siete mai stati a Piazza Duomo? Siete già stati a Piazza Duomo, no? Ci possono stare 100.000? Sembra poche o tante? Tante? Qui la piazza principale qual è a Bolzano? E lì quante persone ci stanno secondo voi? Quante? 5.000? 100? No, dai, più di 100. Vabbè, siete mai andati a fare una manifestazione o a... Mercatino di Natale. Mercatino di Natale, esatto, quante persone arrivano secondo voi a Piazza Verde? Dove facciamo il check e vediamo. Vabbè, comunque la risposta corretta era falso. E vedo che Shining Kitten, primo posto, bravissimo, bravissimo, anche Silly Jacko e Snowy Hostrick. E allora, per vedere quante persone ci sono in una piazza... Anche qua c'è un tool molto carino che si chiama Map Checking. Adesso faremo visto che l'avete detto, faremo un test su uh, piazza. Come si chiama? Piazza. Scusate, non sono di Bolzano. Allora, vedete, si va su questo sito che è tipo, ah, adesso voi non vedete, lo vedrà solamente che è connesso. Comunque se lo fate, eh, se lo fate anche voi volendo, quindi si chiama mapchecking.com Piazza Walter, ecco qua Bolzano. Quindi adesso l'ho selezionata e mi ha dato la piazza che non vedo bene. Ah, ecco qua Piazza Duomo, è quella vicino al Duomo. Eccola qua, perfetto presa. Allora, in questo caso si fa proprio un perimetro. Quindi si fa così, si traccia questo perimetro. E in questo caso in effetti avete ragione, non ci stanno moltissime persone, ci stanno 8000 allora, Questo tool è carino perché ci fa simulare anche come cambia a seconda se eh, la crowd density, quindi quant'è la densità di persone, se ce ne sono poche, tipo ci stanno 5.000 persone, se invece è affollato, vedete arancione, ce ne stanno 13.000, invece packed, cioè che vuol dire che non ti puoi muovere, che è proprio impossibile anche spostarsi, ce ne sono al massimo, al massimo, al massimo 27.000. Quindi, se proprio arrivano, non so, tutte le scuole di Bolzano arrivano a fare manifestazione, massimo, massimo 27.000. Se vi capita di trovare un titolo di giornale che dice 50.000 persone in piazza, spesso succede ai comizi politici questa cosa, no? che dicono ah, 50.000 in piazza per quell'esponente, 50.000 per quell'altro, ehm, fate le verifiche o comunque non credeteci. Allora, questo map checking, naturalmente, non è uno strumento fondamentale, però l'abbiamo messo come esempio di come, di come oggi abbiamo a disposizione moltissimi strumenti per risalire se non alla verità, a un'approssimazione di verità. No? Ad esempio abbiamo visto come nell'immagine di Milano, Piazza Duomo, che sembra una piazza gigante, in realtà anche quando è packed, cioè quando è piena, 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 piena di persone, non arriva a più di una capienza a più di 80.000. Quindi anche quel 100.000 era stato leggermente gonfiato perché era impossibile che eh, ci fossero tante persone in contemporanea. Andiamo avanti, un altro quiz. Vediamo questa immagine. Che cos'è secondo voi questa immagine? Un fumetto new age, la macro di un meme, una gif, un'illustrazione scientifica. Qua vedo che siete velocissimi, vedo che il click va molto più L'avete mai vista innanzitutto o è nuova? L'avete vista? Dove l'avete vista? Su Instagram. E l'hai vista associata a che cosa? Uh. In realtà adesso non mi ricordo. Comunque era un meme bravissima. È un meme che si chiama. Ha diversi nomi, si chiama Galaxy Brain o Exploding Brain. E, e, e cosa, cosa cerca di dire questo meme? Eh, cerca, credo, di spiegare diverse situazioni in cui si esatto. fa qualcosa. L'ultima è. Quella associata a non so come dire, eh, utilizzare il 100% del proprio cervello Bravissima. credo sia. L'ultima, esatto, è proprio una metafora, in questo caso molto semplice e vissiva, si va da utilizzare così poco del cervello e poi pian piano cresce, e fino all'ultima che tipo sembra una visione spirituale, divina, quasi il nirvana, no? che si è arrivato allo stadio finale. E praticamente questo exploding brain è proprio un meme, come hai detto tu, che serve a, um, a esprimere questo concetto di. Una situazione che eh, tipo quella meno, meno bella, meno, meno che ci piace, e poi invece quella che ci piace di più. E, e qui dicevamo anche che era la macro di un meme. Cos'è la macro? L'avete mai sentito? Questa espressione l'avete mai sentita, macro? No, non è micro macro, è proprio la macro, la macro sarebbe la matrice. Perché praticamente il meme funziona sempre che ha una sua matrice, no? Perché il meme si gioca sulla replicabilità. Quindi perché ci sia una replicabilità ci deve essere anche una matrice da cui parte tutto. In questo caso la macro da cui, su cui si basa questo meme è questa, è questa immagine qua. Avete alzato la mano? No. spesso questa immagine con altre immagini. Innanzitutto dal testo, perché devi spiegarti. A sinistra lo, il testo ti spiega i diversi stadi del e volevo chiedervi una cosa, voi, vedo che esatto, tutti quanti questo avete risposto, cioè, 170 hanno risposto correttamente, ehm, voi i meme li usate? Cioè li usate non che li, li guardate, li create? Qualcuno di voi ha mai creato un meme? Nessuno? Non ci credo. Nessuno ha creato un meme per le chat, per uh, la chat di classe nemmeno? se l'aprite aprite ce ne sono almeno non so quanti meme troviamo lì dentro cioè non li create ma magari li prendete da altri che l'hanno hanno fatti li inoltrate tu vuoi dire qualcosa? sei un meme sei un generatore meme. di meme l'incognito eh? cioè li trovi e li mandi eh, sì. quindi trovi meme che ti fanno ridere no, se trovi qualcosa magari se dice una situazione ah, se si dice una situazione e quindi lo mandi a qualcuno che c'entra con quella situazione. Esatto. E dove li trovi di solito? Ti arrivano. Su anche... Instagram. Ah, su Instagram? Sì. Cioè Oppure anche la... se me li mandano e poi li rimando. Ok, quindi su Instagram tu trovi questo meme e non ti è venuta mai la voglia di che ne so, togliere un testo, aggiungerne un altro, fare un, una piccola modifica? Mm, no. No? Ok. No, perché il meccanismo dei meme eh, su cui poi si gioca tutto. Adesso vediamo un po', proviamo a dare la definizione no, di meme. Intanto vediamo la classifica. Ah, c'è stato un po' di spostamenti in classifica. Silly, Gecko è al primo posto. Qualcuno di voi è tra i top 5 qui? No? Nessuno? Ok. E, e niente, per, quando parliamo di meme, noi pensiamo sempre a un'immagine divertente, no? Un'immagine che ci fa ridere. In realtà il meme è un vero e proprio linguaggio, oramai, che si è creato a livello digitale, proprio un formato digitale, che viene definita come un contenuto digitale, che quindi noi diciamo spesso un'immagine col testo, ma in realtà può essere anche un video, può essere un'immagine animata, può essere di qualsiasi tipo, che si diffonde velocemente sul web con diverse repliche e diventa un'esperienza culturale condivisa. Allora, la questione della replicabilità l'abbiamo capita, perché il meme nasce proprio dalla, uh, dal fatto che viene modificata e si replica. Magari cambiando un po' di testo, cambiando l'immagine dello sfondo. Però la cosa più importante del meme è che diventa un'esperienza culturale condivisa. Cioè, se io mando un meme, non so tu che meme hai mandato di recente, dimmi un personaggio, dei Simpson, dei... Della, del cervello che esplode, l'hai mandato? No? Mentre facevi i compiti a casa, dici mi stai. Ne mandi tanti? Ah, di. allora, dicene ce uno almeno di questi tu. Ne manda tanti, troppi e eh, non si ricorda più. Guarda Adesso una, esatto. una, li recuperiamo li recuperiamo. La verifica in tempo reale, così recupera in tempo reale dei più, dei tipo più da inoltrati. Firma, da, sapete, i meme oramai hanno tutta una loro letteratura, proprio. C'è cioè un ma li mandi sulla chat di classe che li manda? Ah, sì. Una roba sul, sul Galilei Galilei, sì vedi? E eh vedete no, perché comunque hai meme... Guarda cioè. che ci ascoltano, sono in centinaia dal Galilei oggi, eh? eh? Esattamente, cioè sono esattamente così comunque. Eh, no, sono degli stereotipi sul Galilei. Ma su Galilei il liceo o il personaggio storico? Sì, ah, sul, sul c è liceo. È un amico okay. che va in quella scuola ed è uh, cioè, esattamente come... E l'immagine che cos'è? un? Felice? No, sono diverse immagini, cioè dice tipo il Galileiano e ci sono delle, delle immagini. E e ci fermiamo qui trovata, perché non, non, non vogliamo sapere altro. Non l'hai fatta tu questa? No. Okay, allora adesso i galileani che ci seguono ne faranno una su di voi, su Carducci. Ah, Ma sicuramente sì, c'è. Sì, vediamo. Questa è. è proprio la mentalità dei meme, vedi? Voi avete fatto questa e loro possono farne un'altra sì, su di sì. voi. Quindi vi, adesso aspettiamo che arrivi il meme su... Il sui palio studenti. si farà così tra un po', no? Che invece che con cavalli, coi meme delle contrade di Siena faranno... Esatto, eh, farà, anzi già lo faranno anche sarà già, ci sarà. Allora, la cosa importante dei meme è che appunto devono essere però comprensibili, eh, quindi bisogna capire a cosa si riferisce, ad esempio il personaggio, la situazione che riprendono e per fare questo eh, uno strumento che vi consiglio, non so, già lo conoscete forse, si chiama No Your Meme. Eh, com, che è una sorta, è come se fosse una wikipedia dei meme, quindi tu che sei un memer accanito dovrai andarci, per esempio tu vai lì su, scrivi un meme tipo exploding brain, e la cosa bella è che ti fa ti racconta come è nato, come si è sviluppato, quali sono le varianti eh, quali puoi addirittura contribuire anche tu, quindi aggiungere un'altra versione che hai fatto tu o che ti è arrivata sul cellulare ed è appunto un'enciclopedia collaborativa che ci serve quando Spesso i meme, diciamo, sono divertenti, sono, li usiamo appunto con gli amici, ma in realtà, come tutti i contenuti digitali, si portano dietro anche dei significati, no? Se ad esempio utilizzo un film, se utilizzo un personaggio storico, a volte adesso a Sanremo, non so se avete visto, si utilizzavano i cantanti, si utilizzavano delle situazioni reali, e, e spesso i meme oramai vengono usati non solo per appunto per scherzare tra amici, ma anche per commentare, ad esempio, notizie d'attualità. Eh, ci sono dei politici che usano i meme per fare propaganda, Um, ci sono dei brand che usano i meme per fare del marketing. Quindi, saper leggere il meme non è, diventata, cioè, è diventata una competenza fondamentale perché, comunque, soprattutto voi, come target giovanile, sarete sempre di più un bersaglio di questo tipo di comunicazione attraverso i meme. E ci sono stati diversi casi di meme a sfondo razzista, ad esempio, che davano dei messaggi, ad esempio, eh, contrari ad alcune ad alcuni gruppi eh, sociali. Ci sono dei meme, e ce ne sono tantissimi, ho visto anch'io, sessisti. Eh, non so se avete visto il meme, uno dei meme sessisti più famosi, si chiama il fidanzato distratto. C'è questo ragazzo che cammina con la sua fidanzata e poi si gira a guardare un'altra ragazza. Quello si chiama il fidanzato distratto, il distracted boyfriend. E quel meme lì, che è un meme divertente, cioè, ha avuto milioni di varianti, è uno dei più usati in assoluto, più popolare di sempre, in realtà, secondo un'organizzazione che si occupa di questioni di eh, genere, è, è un meme sessista. Eh, perché è un meme, che fa quel meme secondo voi? Cioè è vero che ti fa ridere il fidanzato, ne guarda un altro, la sua fidanzata è imbronciata e via dicendo, però cosa fa? Perché secondo voi è sessista? Perché veicola un messaggio che non è proprio... Esatto, perché rinforza un po' lo stereotipo che si sì, se lo puoi dire anche tu a voce, scusa? Perché lascia la sua ragazza e guarda un'altra ragazza, quindi è come la sta, la sta tradendo nel nello stesso momento esatto. E rinforza lo stereotipo che a tradire non sono mai le ragazze, sono sempre i ragazzi, no? E quindi le ragazze sono sempre un po' vittime e vanno dietro il ragazzo quando in realtà non è così. Eh, perché dobbiamo rinforzare questo stereotipo? Quindi chiunque utilizza quel meme che è divertente quanto volete, sta anche, diciamo, rinforzando questo stereotipo, uno stereotipo appunto di diversità che di fatto non c'è. E infatti poi, questo è tipico della cultura dei meme, è nato anche il meme della fidanzata distratta, non so se l'avete visto, c'è lei che cammina con un ragazzo e si gira a guardare un altro ragazzo, poi ci sono anche le varianti gay, cioè adesso sono andate tutti distratti di tutti i tipi, Ecco, quando ci sono queste varianti diventa un fenomeno così condiviso, intelligente, è un modo intelligente di usare i meme. Se invece lo usiamo in maniera inconsapevole, il fidanzato, distratto, senza sapere cosa vuol dire, rischiamo anche noi di eh, fare un po', appunto, di, di, di diffondere messaggi non positivi. Ehm, ultima domanda. Adesso vedete un, ve un video con Beckham, il calciatore, ehm, che parla in nove lingue. Se accendete l'audio, perché altrimenti io non riesco a farvelo sentire. Allora, dovete dire, secondo voi, è vero o no che Beckham sa parlare nuove lingue? Eh? No? Sa parlare nove lingue? Cos'hai votato? No? Sì. Ho dato no. Chi ha votato vero? Qualcuno di voi ha votato vero? Tutti falso avete votato? Ok, ed era la risposta esatta, anche se vedo che alcuni hanno risposto, 80 hanno risposto vero. Eh, secondo voi come hanno fatto? far parlare nove lingue a David Beckham. L'hanno? Eh no, non è doppiato, perché se tu vedi parla, proprio muove le labbra, eh, se lo riguardi poi con attenzione, vedrai che muove le labbra proprio, cioè non è doppiato, se doppiato te ne rendi conto, no? perché c'è asincronia tra il movimento delle labbra e la voce. Non so, non mi ricordo come si chiama, tipo face qualcosa. Face, bravo, cos'è? Face up? No, non lo so come si chiama. Però sì, FaceApp è un'app, bravo. C'è cioè, che... la foto di questa persona, tu fai tipo un video, no, oppure non lo so, però la fai, fai muovere la faccia. Esatto, bravo. E quella lì è un'applicazione, allora lui parla di di FaceApp, non so se la conoscete, non è quell'applicazione che pensando. ti permette di cambiare, fare, cambiare volto, cambiare età, ad esempio mettete la vostra faccia, vi vedete come eravate a 5 mesi e come sarete a 99 anni, potete cambiare genere, potete cambiare tutta una serie di caratteristiche. Ed è e la cosa interessante, come, tu come ti chiami? Nicola. Nicola, come me. Eh, la cosa interessante di quest'app è che eh, niente, è stata creata con l'intelligenza artificiale. Cioè, praticamente, quest'app ha imparato a leggere i movimenti del volto. Ad esempio, nel caso di Beckham, ha proprio fatto questo. E sono state date tutta una serie di immagini di David Beckham che parla, eh, immagini audio, e l'intelligenza artificiale ha imparato come Beckham si muove, come parla, che inflessioni, che tic ha. E poi a questa intelligenza artificiale gli puoi dare qualsiasi testo, quindi in questo caso il testo in nove lingue diverse, e gliel'ha fatto pronunciare come se fosse effettivamente lui. Eh, queste, questi video, non so se avete, sapete come si chiamano anche tecnicamente, spesso vengono chiamati deep fake, avete visto un po' questo termine in giro, che vuol dire video fatto con una tecnologia di deep learning, cioè di apprendimento automatico, e sono diciamo, dei video che spesso vengono utilizzati per ingannare. Ma in alcuni casi, come ad esempio questo, non vengono utilizzati per ingannare, anzi, vengono utilizzati per. Eh, in questo caso, secondo voi, perché l'hanno fatto parlare nuove lingue a Beckham? Qual era l'obiettivo? Perché era una, una campagna di beneficenza che lui stava facendo su, contro la malaria, perché hanno fatto questa cosa delle nuove lingue? Queste erano le lingue parlate dagli stati che si facevano Esatto. Esatto, brava. Per arrivare a più persone possibile nel mondo. Esatto. Quindi hanno, fatto le nuove, hanno preso le nove lingue, come dicevi tu, più utilizzate al mondo e in questo modo un messaggio che poteva arrivare solo a chi parlava inglese è arrivato a miliardi e a miliardi di persone, potenzialmente, poi non so se ci è arrivato, potenzialmente a miliardi di persone. Benissimo, eh, quando parliamo di queste tecnologie che dicevi anche tu prima Nicola, eh, di cambiare faccia, Facebook, roba varia, si parla di immagini sintetiche, cioè di foto o video che vengono create con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Eh, in questo caso non esistono strumenti per capire se qualche immagine è effettivamente manipolata o meno. Però esistono dei dettagli che possiamo guardare, un po' come abbiamo fatto prima con Mike Tyson. E ad esempio, si è notato che l'intelligenza artificiale non riesce a fare bene gli occhi, cioè spesso gli occhi sono di due colori diversi, oppure i denti: sono dei denti strani, cioè non sono i denti che vediamo normalmente nelle persone. Tutto ciò che è simmetrico nel nostro volto. Con l'intelligenza artificiale diventa molto molto asimmetrico, tipo si trovano orecchio più su uno più giù. Eh, lo sfondo spesso è sbagliato, eh, ci sono dei glitch, si chiamano a livello tecnico, cioè si vedono come dei difetti, si vedono delle macchie eh, sull'immagine. Eh, questo perché appunto queste tecnologie di intelligenza artificiale stanno ancora, devono ancora evolvere e hanno un sacco di difetti. Eh, le immagini sintetiche eh, sono molto utilizzate nel, quando ci vogliono far credere che eh, molte persone stanno facendo qualcosa online, quindi aprono dei fake account, dei account falsi, e danno poi queste immagini sintetiche. Se andate su un sito che si chiama This person does exist, questa persona non esiste, troverete centinaia e centinaia di volti di immagini di persone che sono state generate dal computer ma che non esistono affatto. Anche in questo caso, però, non dobbiamo preoccuparci perché, appunto, uno, esistono tantissime spie per poterlo capire, Due a breve arriveranno anche altri strumenti che ci faranno capire, stesso con l'intelligenza artificiale, se una foto è stata, è stata sintetizzata o meno. Bene, siamo andati alla fine, adesso vediamo il nostro podio. Eh, al terzo posto, Kind Boa. Che non so se dove sta e chi è. Al secondo posto, Polite Octopus Polipo Gentile. E Al primo posto Blue Wombat, bravissima o oh, bravissimo. Non so chi sei, sei, comunque sei risposte su sette, cioè quindi quasi tutte eh, corrette. Sarà interessante poi capire eh, se avevano già fatto l'attività in classe con i docenti, perché voi sapete che queste attività di open box poi eh, le potrete continuare anche in classe con i vostri docenti e quindi continuare a parlare di notizie false, di meme, di immagini sintetiche con, con più materiali e con più strumenti. Eh, se vi interessano questi temi, magari esatto, parlatene con i vostri docenti perché iscrivendosi su, ah, tra vedo lì, scusate, non iscrivendosi su Open Box potrete poi fare la formazione con noi e poi fare in classe queste attività. Bene, ringraziamo Nicola Bruno, eh, l'esperto e il direttore di Open the Box che fa capo ad Ataninja, Ninja, un'altra realtà molto importante di tutto quello che riguarda appunto... La, il data managing e la data literacy. Noi concludiamo questa diretta in video streaming per la giornata internazionale dedicata al Safer Internet Day. Ringraziamo il liceo Carducci, le classi presenti, per l'ospitalità e anche la vostra interazione. Ringraziamo i docenti che hanno accompagnato le classi. Speriamo che vi possa essere stata utile almeno come serie di informazioni, diciamo, concentrate nell'attività nella, nell di oggi. Andate sui siti a informarvi, approfondire tutto quello che è possibile approfondire, perché la verità non è una sola. Grazie e buon rientro nelle vostre classi. Grazie a tutti quelli che da casa ci hanno, a voi. Ci hanno seguito. Si sì, può seguire? Daremo ai vostri docenti un questionario dove dovrete un po' rispondere con gli strumenti che abbiamo visto oggi. Quindi... Seguiranno i questionari ai docenti che vi verranno poi inoltrati. Grazie. Ok.